di attenzione, perché partiamo con i lavori di questa terza convegno cittadinanza e analfabetismo. Buongiorno a tutti, bentrovati, buon sabato, ringrazio tutte le persone che sono venute anche da fuori Reggio Emilia, da fuori Italia, per questo importante appuntamento che è diventato un appuntamento usuale, non scontato, ma un impegno che vogliamo rinnovare di anno in anno. E quindi siamo alla terza edizione del convegno, del momento di studio e riflessione sul tema cittadinanza ed analfabetismo. Mi presento, sono Serena Foracchia, sono l'assessore alla città internazionale del Comune di Reggio Emilia ed ho il piacere questa mattina di darvi il benvenuto per chi viene da fuori a Reggio Emilia e per chi è di Reggio Emilia, vi do il benvenuto a questa giornata di lavori. E per l'amministrazione è una giornata importante e il sindaco, pur non essendo presente, perché il mese di maggio a Reggio Emilia è un mese ricco, per cui tutti i weekend vedono la sovrapposizione di almeno 3 o 4 eventi, e quindi non potendo essere presente, ma riconoscendo l'importanza di questo momento, mi ha chiesto di inoltrarvi anche i suoi saluti. Permettetemi nel fare i saluti di ringraziare il pubblico, voi che siete presenti, ho già riconosciuto il vostro sforzo di essere qui un sabato mattina e quindi grazie a voi in prima battuta per prendervi il tempo in un weekend per venire e dedicare un'intera giornata a un momento di riflessione e di studio. Quindi il primo ringraziamento va a tutti voi. Il secondo ringraziamento va sicuramente ai relatori, che come ogni anno sono relatori illustri, che ci accompagnano nella giornata di oggi in questa riflessione e in questa giornata per ragionare degli strumenti dedicati all'alfabetizzazione degli adulti. In particolare ringrazio Lorenzo Rocca dell'Università per Stranieri di Perugia. Ringrazio la presenza di Marta Jung-Scholten qui alla mia sinistra e ringrazio poi la presenza dei relatori che verranno nel corso del pomeriggio: Andrea Scibetta, Elisabetta Loisi e Adriana Perna, Paola Casi, che è nostra concittadina e grande promotrice di questo evento, e ringrazio Tatiana Galli e Katia Raspollini. Ringrazio poi anche la presenza della professoressa Nunzia Nardiello, dirigente del Centro Provinciale Istruzione Adulti di Reggio Emilia Sud, che ci porterà i suoi saluti tra poco. E invece devo scusare l'assenza del membro dell'Osservatorio per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura del MIUR, la dottoressa Fiorella Farinelli, che per motivi personali non legati all'istituzione che rappresenta è impossibilitata e dispiaciuta per non essere qui con noi ai lavori di questa edizione. E mi hanno detto, concludo con le note tecniche, mi hanno detto di segnalare a tutti voi che a fine della mattina ci sarà, alla fine della giornata, scusate, ci sarà la consegna degli attestati e dei certificati di presenza durante questa giornata di studi. Per cui se chiedete certificati dovete farlo alla fine della giornata, perché saranno prodotti nel corso della giornata e vi saranno rilasciati a termine. Quindi faccio anche questo breve passaggio di nota tecnica. Infine, prima di procedere con un saluto e due commenti iniziali ai lavori di oggi, ringrazio due altri ringraziamenti. Il primo è alla rete Diritto di Parola, che è la rete del Comune di Reggio Emilia, del nostro territorio, che ha fortemente voluto l'avvio di questa edizione, ripetuta 3 volte, del seminario appunto Alfabetizzazione degli Adulti, Cittadinanza e Analfabetismo. La rete è un'esperienza
importantissima per il territorio di Reggio Emilia, che coniuga il lavoro del CPA, quindi l'importante lavoro istituzionale di chi si occupa di istruzione e educazione adulti, con l'impegno di una comunità intera di cooperative e di associazioni per dedicarsi proprio come città, come comunità, all'insegnamento della lingua straniera, della lingua italiana ai cittadini stranieri, ma anche non solo insegnamento, ma anche orientamento alle primi passi per conoscere la lingua italiana. E l'ultimo ringraziamento, perché chi apre e chi porta i saluti è tenuto anche a ringraziare, va a tutto lo staff che insieme alla rete Diritto di Parola ha reso possibile questa giornata. Siete circa 200, 250 erano gli iscritti, e quindi gli organizzatori di questa giornata sono sicuramente da ringraziare, perché non è mai semplice procedere a mettere assieme un calendario di interventi, un elenco di interventi di senso, di significato, e riuscire ad accogliere e a gestire la logistica di relatori, ma anche di 250 rappresentanti in questa sala. E quindi un ringraziamento in particolare a chi ha organizzato, alla dirigente, allo staff del servizio intercultura del Comune di Reggio Emilia, alla Fondazione Mondi Insieme e a tutte le associazioni e realtà della rete Diritto di Parola che sono impegnate in questo sforzo. Mi hanno detto di interrompere un attimo, perché okay. I have a small gift for Sabrina on the occasion of the royal wedding today. Which we are all, it's okay. We're missing, you have to hold it back. Okay. Sapevo che oggi fosse anche la giornata del Royal Wedding, mi ero persa questo dettaglio. Quindi grazie, un ringraziamento di cuore. La giornata di oggi è una giornata in cui si incontrano professionisti, ma si incontrano anche amici e conoscenti, e quindi in questo spirito è giusto anche un'azione, uno scambio di questo tipo, ed è giusto ricordarci che intorno a noi c'è un mondo che gira e che succedono altri eventi in contemporanea a quello che noi stiamo facendo qui, quindi la nostra giornata di approfondimenti. E l'unica cosa che vi segnalo come amministratore della città è questa: oggi si discuterà di strumenti e si ragionerà di tecniche, approcci, entrando nelle competenze professionali che ciascuno di voi porta a titolo proprio di professionista o anche a titolo di volontario dedicato a questa materia. E non entro quindi nel merito degli strumenti e dei contributi che verranno portati, che saranno di carattere altissimo e molto dedicato. Il mio contributo in apertura è un contributo che riflette sull'impatto e sulla visibilità nella vita della comunità del tema analfabetismo. L'impatto dell'analfabetismo presente nelle nostre comunità è crescente ed è visibile per gli amministratori in molti momenti. Il momento più evidente, ho avuto modo anche di riferirlo ad alcuni di voi, nel quale l'amministrazione incontra questa problematica è quando, per esempio, riceviamo i giuramenti di cittadinanza, quando i nuovi cittadini fanno l'ultimo passo per acquisire la cittadinanza italiana, non più compilano delle carte, coadiuvati dall'aiuto di persone, ma sono chiamati in prima persona con i loro volti
la loro voce a esprimere la volontà di diventare cittadini italiani attraverso un giuramento, e lo fanno di fronte a un pubblico ufficiale. A Reggio Emilia abbiamo deciso di farlo nella sala del Tricolore, di fronte a un rappresentante politico, e in questo momento spesso incontriamo persone che vacillano nella padronanza della lingua italiana, e ancora più spesso, con ancora più grande rammarico, persone che hanno difficoltà proprio nella firma, difficoltà nel padroneggiare l'uso degli strumenti come la penna o la matita, e quindi ci rendiamo conto che stiamo di fatto dando il benvenuto a dei concittadini che necessitano di un servizio importante, che è l'accompagnamento all'alfabetizzazione, all'insegnamento della lingua italiana, ma anche all'alfabetizzazione nella loro lingua madre. E quindi ci si rende conto che la società odierna ha bisogno e ha necessità di affrontare questa tematica e di riconoscere, di rendere visibile che esiste una percentuale della popolazione che ha questo bisogno, e che come amministrazioni centrali, regionali e locali dobbiamo investire per fare sì che sia dato il diritto a queste persone di poter esprimersi verbalmente nella lingua italiana, ma anche di poter padroneggiare la lingua scritta. È un diritto importantissimo che ci richiama come amministrazione a un servizio che dobbiamo rendere, rispetto al quale la realtà locale può fare qualcosa, ma si può agire soltanto con un'azione a più livelli. L'impatto della conoscenza della lingua italiana, soprattutto per i cittadini stranieri, è determinante. È determinante nella conoscenza delle regole di convivenza, è determinante per essere parte attiva della nostra comunità, ad esempio con azioni anche di partecipazione agli eventi culturali, ma anche di partecipazione agli eventi di volontariato, ed è essenziale perché è l'unico strumento per esprimere i propri bisogni e poter beneficiare dei servizi che esistono sul territorio. L'accompagnamento quindi alla conoscenza della lingua è essenziale per creare dei cittadini che siano a pieno titolo in grado di esercitare la loro cittadinanza. E sottolineo che questa necessità è ancora più forte nelle donne, ed è molto forte e sentita al femminile. Perché questo? Non per una questione di equilibrio di genere. La popolazione straniera a Reggio Emilia si compone di circa tra 26.000 e 27.000 unità, per un circa 17% della popolazione residente, e composta per metà al maschile e per metà al femminile, quindi abbastanza ben bilanciata, leggermente superiore al femminile ma quasi un 50-50. Perché l'insegnamento della lingua italiana è necessaria, in particolare nelle donne, ed è necessario un intervento al femminile? Perché l'accesso ai servizi, la possibilità di esprimere i propri bisogni, soprattutto i bisogni della famiglia, sono sempre di più e molto spesso legati alla dimensione femminile, e quindi una alfabetizzazione della donna, un'alfabetizzazione, un orientamento ai servizi delle mamme accompagna un ingresso di tutta la famiglia in un percorso che è il percorso delle opportunità educative, delle opportunità culturali, delle opportunità a tutto tondo che vengono offerte al nostro territorio. È ovviamente importante anche il ruolo maschile, quindi nella funzione genitoriale è sicuramente importante il ruolo della donna come il ruolo dell'uomo, come il ruolo del papà, ma vediamo che è sicuramente impattante l'intervento fatto attraverso le donne. In questo senso molte sono le attività che Reggio Emilia sta mettendo in campo. L'esperienza che
che si è voluta creare, anche di accompagnare le donne a un primo orientamento mentre i figli sono a scuola con il progetto Mamme a Scuola, è sicuramente un'iniziativa che sta crescendo in termini di presenze e sta crescendo in termini anche di impatto. Questi sono accompagnamenti importanti, perché ho detto che lo sforzo e l'impegno che può essere attivato a livello locale è un impegno della comunità tutta. È un impegno quindi che parte con progetti come Mamme a Scuola che orientano per accompagnare le donne e gli uomini che si iscrivono a un'iscrizione poi successiva nei percorsi di alfabetizzazione, per esempio offerti dai CPA, o nei percorsi strutturati che il sistema educativo italiano propone per l'apprendimento della lingua italiana. Quello che la rete Diritto di Parola rappresenta è di fatto questo impegno della comunità tutta, un impegno che mette insieme il volontariato, mette insieme i professionisti indirizzati dal Ministero per l'istruzione e mette insieme anche il sistema delle cooperative e delle cooperative sociali. Vi do alcuni dati di riferimento perché è interessante dirvi che nell'anno scolastico passato le ore di docenza complessivamente offerte da Reggio Emilia sono state 24.700 per un numero di studenti, tra studenti dei CPA ma anche studenti dei corsi delle cooperative e studenti che hanno partecipato ai corsi delle associazioni di volontariato, di 3.700 persone circa, con 305 classi, in una comunità che ha 170.000 abitanti. Lo sforzo che stiamo facendo come territorio è grande, è molto dovuto, è molto generato da questa rete nata nel 2009, nel 2010, che vede oggi la presenza del CPA, già menzionato, della FILEF, dell'Associazione Passaparola, dell'Associazione Acqua, del CEIS, di Città Migrante, della Dimora d'Abramo e della Cooperativa Lovile come reti capofila di una rete di accoglienza. Realtà ricche, realtà diverse, che insieme come comunità si prendono cura del bisogno che la nostra comunità ha di insegnare la lingua italiana a chi non padroneggia questa lingua in prima, come prima, come madrelingua. E la rete, 4 anni fa, quando mi sono insediata, ha fatto un incontro introduttivo dove la parola d'ordine è stata: dobbiamo investire di più sull'analfabetismo. Analfabetismo. È stata una riunione che mi ha alzato dalla sedia e proprio in virtù di questa riunione e della forza e della importante sistema di argomentazioni che mi furono fornite in quel primo incontro, che l'impegno che abbiamo assunto continua fino ad oggi. E quindi alla luce di quel primo incontro siamo alla terza edizione di un seminario che ci porta a crescere come territorio locale ma anche come territorio italiano negli strumenti che possiamo adottare per fare uno sforzo comune nel implementare, diciamo, i sistemi per l'insegnamento della lingua italiana agli analfabeti e anche ai nuovi arrivati. Un altro obiettivo mi aveva chiesto la rete, che non abbiamo ancora raggiunto, ed è un obiettivo più di carattere politico, cioè di affermare in modo costante, senza cesure, l'importanza che anche a livello ministeriale e governativo ci sia un'attenzione crescente e quindi un dedicarsi maggiormente, anche con impegni appunto economici, a questo tema, che rappresenta un tema importante per una società che demograficamente sta cambiando come la società italiana. E quindi questo impegno è un impegno che ancora non abbiamo raggiunto nel risultato finale, ma che manteniamo come costante impegno nel segnalare
appelli, con riunioni come queste, la necessità che ci sia un investimento sempre crescente, perché questo investimento deve seguire appunto un cambiamento demografico che ci porta a nuove problematiche, come la problematica della lingua italiana. Ho concluso, una introduzione e un saluto che doveva essere breve, che come sempre non è breve, però ho voluto portarvi anche la dimensione del pensiero, diciamo, di chi siede nelle sedie istituzionali pro tempore. E lascio la parola ora, per i suoi saluti, avendo scusato Fiorella Farinelli, alla professoressa Nunzia Nardiello, dirigente del CPA, che ci porterà i suoi saluti e i saluti del dirigente. Grazie. Allora, anch'io mi unisco all'assessore ringraziando tutti per questa presenza così numerosa e vi porto anche i saluti del dirigente dell'ambito provinciale di Reggio Emilia, il dottor Nanni, che si scusa per non essere potuto essere qui per altri impegni che aveva oggi in agenda. Il mio intervento, ecco, è soprattutto quello di salutarvi, di darvi il benvenuto, ma anche per mettere in evidenza una testimonianza breve della centralità del CPA, del nostro Centro Provinciale per gli Adulti, del ruolo centrale che l'istituzione che da 3 anni io diciamo rappresento, anche se come dirigente reggente, ha però sul territorio di Reggio Emilia, ha nell'ambito della rete di diritto di parola. E come ha messo in luce l'assessore Foracchia, la conoscenza della lingua e della cultura italiana è lo strumento essenziale per facilitare l'inserimento dei cittadini stranieri nella nostra, diciamo, comunità, nella comunità di accoglienza. È lo strumento necessario per avere anche un, diciamo, un rendiconto in termini di bilancio sociale, perché soprattutto in questi anni, insieme ai miei docenti, ci rendiamo conto quanto sia importante trasmettere l'acquisizione della lingua italiana per limitare l'impatto in tutti gli ambienti, quello del lavoro, quello della sanità, quella dell'istruzione. Nelle scuole, dall'infanzia alle scuole superiori, facciamo tanti progetti per poter facilitare l'alfabetizzazione della lingua italiana per i ragazzi stranieri. Molti di loro però, quando tornano a casa, parlano la lingua del loro paese d'origine con i loro genitori. Quindi capite che ciò sottolinea l'impegno ancora di più della CPA, anche delle associazioni della rete di diritto di parola, per alfabetizzare invece gli adulti e quindi favorire anche da parte loro la conoscenza della lingua italiana. E vorrei poi testimoniare anche l'impegno che da 3 anni parte dei docenti del nostro CPA mette in campo per la realizzazione di questo convegno, che appunto riveste un'importanza particolare e che ha messo in luce questi anni che esiste anche un analfabetismo di ritorno che riguarda per certi aspetti anche alcuni italiani. Quindi io rinnovo il benvenuto a tutti, porto appunto i miei saluti e lascerei la parola agli interventi dei relatori. Okay. Grazie professoressa Nardiello, anche perché è stata molto più sintetica di me e molto più diretta. Prima di partire, siccome la prima edizione di questo convegno era stata tenuta a battesimo da... sto guardando da Tullio De Mauro, abbiamo il video di Tullio De Mauro con il suo contributo all'apertura del primo convegno. Abbiamo bisogno di corsi di educazione per gli adulti.
e abbiamo poi bisogno di quello che voi avete in Emilia-Romagna, ma non gira per l'Italia, tranne che in qualche altra regione come il Trentino, la possibilità di avere delle biblioteche facilmente accessibili, ben fornite e ben funzionanti. Una rete di associazioni che si affianca. Di associazioni di sostegno. Il problema oggi viene un po' associato al migrante, però è giusto ricordare che cosa? Non dobbiamo dimenticare che il 70% della popolazione adulta, italiana, nativa, che è in condizioni cattive per quanto riguarda il rapporto con un testo scritto, e che di questo 70%, perlomeno il 33%, decifra a stento un testo scritto, anche semplice, una scritta, e addirittura il 5% non decifra neanche, non è in grado di compitare, di riconoscere una lettera rispetto a un'altra cifra. Significa milioni di persone in queste condizioni. Questo problema, questa massa, preme poi sul funzionamento della scuola ordinaria, nel senso che i figli che vengono da queste famiglie, quindi 7 su 10, hanno poi difficoltà nel loro studio e nel loro cammino nella scuola ordinaria. Le risorse che investe lo Stato per combattere il problema ben poche, per ora sono soprattutto comuni sparsi qua e là per l'Italia, e il comune di Reggio in testa a tutti, questo è molto bello, sono pochi i comuni impegnati così come Reggio nei corsi di alfabetizzazione per stranieri e per italiani. Bene, non l'avevo in programma, quindi non sapevo se l'avevo messo nel punto giusto o meno. Mi era stato detto, mi raccomando, fai partire il video di Tullio De Mauro, ma non sapevo. Quindi avendo compiuto in modo eccesso il mio dovere, perché era da mettere esattamente dove l'ho annunciato, lascio ora la parola al professor Lorenzo Rocca dell'Università per Stranieri di Perugia per il suo contributo dal titolo Supporto linguistico per rifugiati adulti, il toolkit del Consiglio d'Europa, strumenti e indicazioni per l'utenza analfabeta. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti e grazie innanzitutto per l'invito. Ringrazio in particolare il Comune di Reggio Emilia nella persona dell'assessore Foracchia. Per me è un piacere e anche una sana abitudine tornare ogni tanto a Reggio Emilia. Ho avuto davvero il piacere di essere presente in occasione della prima edizione di questo importante seminario e a distanza di più o meno 24 mesi esatti sono di nuovo qui. E quindi ringrazio anche Annalisa e Paola per l'invito che ho accettato subito con estremo entusiasmo. In aula, in sala, in questa bella aula magna, vedo tanti volti noti, amici e colleghi, e rispetto ai quali oggi mi sento in dovere di parlare di un prodotto, di uno strumento nuovo, ma non solo. Intanto una premessa, nel mio contributo io non vestirò i panni di Lorenzo Rocca in qualità di membro del CVCL, quindi della certificazione linguistica dell'Ateneo per Stranieri Perugino, ma di membro del Consiglio d'Europa, in particolare del gruppo LIAM. LIAM, vedete l'acronimo qui per esteso, quindi Integrazione Linguistica dei Migranti Adulti. È un gruppo di lavoro che nasce nel 2007 e del quale ho davvero l'onore di far parte dal 2014. Qualche diapositiva sarà anche dedicata al mio ruolo di coordinatore di un acronimo rispetto all'IAM che è LAMI, dove LAMI invece sta per Language Assessment, Migration and Integration. È un gruppo di lavoro che coordino da 11 anni, che fa parte dell'Associazione Europea di Language Tester ALTE. Bene, ciò detto, in qualità di membro LIAM e LAMI, diverse diapositive sono in lingua inglese, ma evidentemente il mio discorso a braccio sarà in lingua italiana.
Intanto una premessa, tutti noi conosciamo bene il Consiglio d'Europa, no? Ma è importante ribadire essenzialmente i principi guida ispiratori di tutte le azioni promosse dal Consiglio d'Europa, che come sappiamo è costituito oggi da 47 Paesi membri. Nella fattispecie il gruppo LIAM opera all'interno della divisione politiche linguistiche, quindi la politica legata all'educazione linguistica a cui dobbiamo tanti strumenti molto noti, in primis il caro quadro comune europeo che oggi è arrivato a oltre 40 versioni linguistiche. Bene, ciò detto, i principi guida ricordiamoceli sempre, rammentiamoli: rispetto dei diritti umani, rispetto della democrazia, coesione, inclusione sociale e rispetto fondamentale delle diversità, che in un'ottica plurilingue implica e significa rispetto della diversità linguistica. Diversità linguistica e, a me preme sottolineare, anche diversità in termini di differenti profili alfabetici. Ciò detto, il toolkit nasce in seno al gruppo LIAM, quindi all'interno della divisione politiche linguistiche del Consiglio d'Europa, e il toolkit, lo vedete già dal titolo, si rivolge agli adulti rifugiati con una premessa fondamentale, no? Si utilizza in tutti gli strumenti del toolkit il termine refugees in senso fortemente onnicomprensivo. Per cui ci rivolgiamo in primis all'asylum seekers e agli asylum seekers e evidentemente all'interno del termine rifugiati includiamo fortemente anche i richiedenti asilo che sono ancora in attesa di esito di risposta, nella fattispecie in Italia, del responso della commissione territoriale, come tutti noi sappiamo bene. Qual è l'obiettivo del toolkit? L'obiettivo del toolkit, in due righe, due, in lingua italiana quindi è positiva, strumento pensato per aiutare chi è chiamato a supportare l'urgenza linguistica. Allora, intanto due parole chiave qui, supportare, urgenza. Supportare implica non insegnare la lingua italiana come L2, ma implica un approccio fortemente informale. Un approccio informale che troviamo costantemente evidenziato in tutti gli strumenti del toolkit. Ci rivolgiamo a chi essenzialmente? Non tanto o non solo all'insegnante altamente formato del CPA, al mondo accademico, ma in prima battuta al volontario. Volontario è un target nuovo per il Consiglio d'Europa, perché sappiamo che essenzialmente, tanto per citare e tornare all'esempio del quadro comune europeo, il quadro comune è uno strumento pensato per i politici, pensato per le istituzioni, pensato per gli autori dei manuali italiano e varie lingue LSL2, pensato per gli insegnanti evidentemente, ma un po' meno forse per i volontari, laddove per volontario il Consiglio in questo caso ha guardato proprio al volontario non necessariamente con un'alta preparazione di base nella didattica delle lingue. Per cui noi ci rivolgiamo in questo approccio informale al volontario dando del tu, nella versione in lingua italiana del toolkit, non parlando mai di studente ma di apprendente, non parliamo mai di corsista, non parliamo mai di classe ma parliamo di ambiente di apprendimento, non parliamo mai di lezione bensì di incontro, e neanche ci riferiamo in maniera esplicita alla 1, alla 2 e altri livelli del quadro, perché non possiamo dar per scontata la conoscenza piena di questo strumento. Per cui in luogo della 1 ad esempio abbiamo competenza iniziale, competenza elementare e costruzioni sinonimiche similari. Questo era importante da sottolineare in sede di presentazione dell'approccio del toolkit. Ricordo quando nel 2016 fu condotta questa indagine, in questo caso guardo all'AMI, quindi al gruppo dell'Alte, nella quale avevamo coinvolto 14 paesi europei e avevamo intervistato online, la classica survey utilizzando SurveyMonkey, con questo obiettivo rivolto ad insegnanti e volontari impegnati a vario titolo in contesto migratorio, no? Quindi raccogliere dati, raccogliere evidenze con riferimento al profilo degli insegnanti e dei volontari e soprattutto ai loro bisogni formativi, alle criticità più ricorrenti nel loro quotidiano lavorativo. Qui vi riporto solo un grafico afferente alle quattro principali priorità cui
il toolkit vuole avere un po' la presunzione di aver cercato quantomeno di dare una risposta. Vedete, la priorità per antonomasia, che è la nostra priorità e la priorità di tutti, quella con la P maiuscola, è come gestire gruppi misti. Quindi tornerò nella successiva diapositiva sul tema del che cosa intendiamo per gruppi disomogenei. Supportare 70% dei rispondenti, i rifugiati, di nuovo includendo i richiedenti asilo, 93% supportare, quindi strumenti per aiutare l'insegnante e il volontario nel supporto linguistico rivolto a analfabeti, e un 68% che comunque è importante, rappresenta la quarta priorità in assoluto all'interno di una lista ben più lunga di opzioni, accrescere la conoscenza civica, laddove COS sta per Knowledge of Society, quindi la conoscenza della società, la conoscenza del territorio circostante, dei servizi offerti dal territorio, dei diritti e doveri connessi alla cittadinanza attiva. Ciò detto, il toolkit in che modo vuol dare o cerca di dare una risposta a queste quattro priorità? Partiamo dalla prima, no? Quindi gestire gruppi misti. Gestire gruppi misti non vuol dire solo tanto classi ad abilità differenziate, ma vuol dire gruppi misti in termini di genere ed età, in termini di motivazioni. Quanto è fondamentale la motivazione lo sappiamo tutti, ma quanto è diversa la motivazione quando un volontario lavora all'interno di un progetto SPRAR e in classe ha contestualmente il già titolare di protezione internazionale che presumibilmente ha un progetto migratorio più legato all'Italia, più stanziale e quindi forse più motivato all'apprendimento della nostra lingua, e insieme nello stesso ambiente di apprendimento all'interno dei progetti SPRAR il volontario ha anche il richiedente asilo che vede l'Italia come paese di transito, che vede l'Italia come ponte per raggiungere altri lidi, altre mete, solitamente nel nord Europa, e quindi in questo caso talvolta non è affatto interessato all'apprendimento della nostra lingua. Quindi motivazione. E poi diversi modi di apprendere, lingue e culture, status legali, quindi rifugiato versus richiedente asilo, storie di vita, scolarità, profili di alfabetizzazione, situazioni di BES e DSA. Per cui vedete, quando parliamo di gruppi disomogenei andiamo ben oltre i multilivelli all'interno di un medesimo gruppo classe. Nel toolkit trovate uno strumento appositamente pensato e dedicato ad un momento di riflessione in merito alla gestione di questi gruppi misti, ed è lo strumento numero 14 di 57. Quindi il toolkit, questo è l'indirizzo cui poter andare, è costituito da 57 strumenti l'uno diverso dall'altro che, come vedremo a breve, sono ripartiti in sezioni. Questa è l'home page e da quella parte dove ho messo la manina, dove poter cliccare, trovate le 7 versioni linguistiche. Quindi il toolkit è integralmente disponibile, ivi inclusa la piattaforma informatica per la corretta navigazione, anche in lingua italiana. Di default, ovviamente, digitando questo indirizzo web si va nell'home page in lingua inglese, ma cliccando su IT andiamo in italiano, cliccando poi su FR sul francese, poi abbiamo il tedesco, abbiamo il turco, abbiamo il greco e abbiamo l'olandese. Con l'eccezione dell'olandese, che come lingua potrebbe un po' sorprendere in termini di presenza, noi non troviamo ad esempio l'arabo, non troviamo il cinese, purtroppo devo dire non troviamo lo spagnolo e il portoghese, perché troviamo però in primo luogo il nostro caro italiano insieme alle lingue ponte per eccellenza inglese e francese, ma anche insieme al greco e al turco e al tedesco? Ecco, pensiamo in particolare alla presenza di italiano, greco, turco e tedesco come versioni linguistiche, in quanto il toolkit guarda come destinatario al volontario, quindi non direttamente al richiedente asilo, ma è uno strumento per chi sul campo è chiamato ad offrire supporto linguistico. E allora abbiamo guardato alle L1 più ricorrenti nei momenti di prima e seconda accoglienza in contesto europeo. E guardando all'epoca, perché il lavoro iniziò nel 2015-2016, alla rotta balcanica che era ancora accessibile,
e guardando alla rotta oggi libica, evidentemente i luoghi di primo arrivo erano rappresentati, e in buona parte ancora lo sono, dalla Grecia, dalla Turchia, dall'Italia e, lato siriani, Germania, in quanto rifugiati. Quindi ecco la ragione per la quale ci siamo orientati verso queste versioni linguistiche. Bene, queste sono le sezioni all'interno delle quali i 57 strumenti sono allocati, no? Al di là dell'home page, evidentemente, abbiamo un'introduzione, una sezione fondamentale di preparazione e pianificazione e poi la sezione che ammette e prevede più sottosezioni che qui trovate in elenco puntato e anche il numero maggiore di strumenti nel computo complessivo dei 57, che è quella delle attività linguistiche più o meno pronte all'uso, poi tornerò su questo più o meno. E poi in ultimo abbiamo l'ultima sezione con le risorse aggiuntive, con una web directory, anzi con più web directories nelle diverse lingue, con siti diciamo suggeriti dal Consiglio d'Europa per ulteriori approfondimenti e all'interno dei quali potrete trovare ulteriori materiali anche in questo caso nelle lingue migranti, e poi il glossario e il contributo, la lista di chi ha contribuito alla nascita di questo toolkit. Spendo una parola in più con riferimento alle sezioni centrali, quindi alla seconda, alla terza e alla quarta colonna che troviamo in questa tabella. Nell'introduzione trovate strumenti e documenti importanti tesi a far riflettere in merito alla consapevolezza interculturale, a chiarire anche lo status legale dell'utenza di riferimento, a dare lineamenti, a tratteggiare aspetti salienti dei vari codici lingua migranti in questo caso, e in via generale primi rudimenti, immaginando il volontario come interlocutore, come lettore principe, per l'apprendimento e l'insegnamento delle lingue in un'ottica non formale. Nella colonna centrale preparazione e pianificazione troviamo molti strumenti importanti, in particolare riferiti all'analisi dei bisogni e quindi riferibili alla fase di accoglienza, di prima accoglienza, di orientamento, a una fase propedeutica per l'inizio dell'attività di supporto linguistico, tanto che lo vedete, l'ultimo dei tre punti elenco nel preparation and planning è proprio planning content, quindi pianificare il contenuto di insegnamento sulla fase falsa riga dell'approccio legato al profilo della lingua italiana, l'English Profile, profile Deutsch, quindi altro progetto del Consiglio d'Europa, per cui partiamo dalle situazioni comunicative, poi le funzioni comunicative per soddisfare le esigenze, i bisogni emersi in tali situazioni e in ultima analisi gli esponenti linguistici legati a tali funzioni comunicative. Nella sezione più corposa delle attività linguistiche troviamo attività iniziali, quindi per i primi incontri, se vogliamo per rompere il ghiaccio, per creare il gruppo, poi troviamo delle tecniche, tre strumenti legati all'apprendimento del vocabolario, con tecniche suggerite per consentire l'ampliamento del vocabolario di base, e poi troviamo tanti strumenti che si chiamano scenari, sui quali tornerò a breve, tanti 15 scenari comunicativi. In ultima analisi troviamo anche delle attività in esterna, delle attività per coinvolgere anche qualora fosse possibile in termini di status, di condizioni del più spesso rifugiato che richiedente asilo, attività che possano coinvolgere anche la società ospitante in momenti di scambio effettivo interculturale. Bene, il toolkit non è un libro. Il toolkit è uno strumento che va navigato, rispetto al quale il fruitore deve perdere un po' di tempo, per trovare la propria strada all'interno del toolkit. Non tutto il toolkit va scaricato dal numero 1 al numero 57, stampato e rilegato, non è affatto questa l'ottica. Io devo cercare il mio percorso tra i vari strumenti. Devo un po' sentirmelo mio questo toolkit, tant'è che evidentemente lo stesso toolkit vuole essere uno strumento fortemente aperto, anche a nuove versioni linguistiche, ci auguriamo presto possa arrivare la versione in lingua spagnola ad esempio, ma soprattutto aperto in quanto in Word, questo è molto importante.
È stata una questione molto dibattuta, ma per noi che abbiamo lavorato sin dall'inizio anche all'elaborazione grezza dei primi materiali come gruppo italiano deputato a ciò, è sembrato imprescindibile offrire per un corretto uso e per una fattiva disseminazione del toolkit, dare la possibilità al volontario e all'insegnante di scaricare ogni strumento non solo in PDF ma anche in Word. Per cui il messaggio qual è? Il toolkit è editabile, quindi va adattato. Va adattato al contesto territoriale, va adattato all'utenza di riferimento. Capite bene? Questione dibattuta, perché politicamente non troppo corretta. Il Consiglio d'Europa a livello di vertici non ha visto di buon occhio la possibilità di scaricare un documento con i loghi ufficiali in termini di intestazione del Consiglio in Word e dà la possibilità a chiunque, perché non c'è bisogno di iscriversi, di password, di username, si accede liberamente alla piattaforma, scaricarsi tutti i documenti e magari modificarli a piacimento. L'intento è dare la possibilità, faccio un esempio sciocco, banale, ma credo ficcante, esplicativo, cambiare le immagini. Se io ho un'attività, se ho uno scenario, intanto partiamo dal sostituire un'immagine, non dico astratta, ma trasversale, neutra, non legata al contesto, con una bella immagine, non lo so, di una farmacia ubicata in Reggio Emilia. Evidentemente per cercare di rendere il materiale più autentico e più appropriato, ripeto, all'utenza di riferimento. Bene. Il toolkit molto rapidamente, lo sviluppo del toolkit ha previsto 10 passaggi ed ha coinvolto più o meno una cinquantina di persone, no? Ivi incluse le 7-8 dell'IAM. Siamo partiti nel 2015, ricordo il meeting l'IAM a Strasburgo del novembre 2015, nel quale meeting i vertici del Consiglio ci comunicarono questa priorità, forse anche un po' fuori tempo massimo, perché in effetti però la politica, sapete, viaggia sempre, non sempre, a volte su binari paralleli rispetto alla realtà, no? Pensate al nostro accordo di integrazione, entrato in vigore nel momento esatto del blocco dei flussi, quindi con un tempismo non proprio, va bene. Bene, gennaio 2016 c'è stata una call da parte dell'IAM per prevedere un respiro europeo, per cui per chiedere il supporto, il sostegno e il lavoro fattivo di partner da diverse parti d'Europa. Ad esito di questa call furono selezionati, ancora 20 minuti? Ok. Furono selezionati 5 team di lavoro dall'Austria, dalla Francia, dall'Italia, dalla Romania, dal Regno Unito, come dicevo una cinquantina di persone. Abbiamo avuto un meeting iniziale e da marzo a settembre del 2016 c'è stata la prima produzione delle prime proposte in termini di strumenti, che come vedete furono 120, per cui c'è stata una significativa scrematura, selezione, perché nel meeting di Parigi del settembre del 2016 da 120 siamo passati esattamente alla metà, a 60 strumenti. Questi 60 strumenti sono stati rivisti in seno al gruppo LIAM e sono stati editati intanto in inglese, eravamo a gennaio dell'anno scorso, dopodiché sono stati molto velocemente tradotti, non tutti, un 70% del totale dei 60, quindi 40 su 60 in lingua italiana. Perché proprio in lingua italiana? Perché l'Italia è stato il paese nel quale è stata condotta la sperimentazione, il piloting del toolkit. Piloting che ha abbracciato i mesi di febbraio, marzo e aprile dello scorso anno. Ad esito del piloting, quindi in accordo con le risultanze del piloting, abbiamo rivisto ulteriormente i 60 tool e ne abbiamo eliminati altri 3 per arrivare al numero definitivo e al momento finale di 57. Bene. Dopodiché, una volta condivisa la versione definitiva dei 57 toolkit, abbiamo iniziato in parallelo da un lato a tradurli nelle altre lingue previste e dall'altro lato gli informatici del Consiglio a costruire le dedicate piattaforme informatiche. Il toolkit è stato lanciato ufficialmente lo scorso novembre a Strasburgo con una apposita conferenza. Sempre nel sito del toolkit potete trovare anche i contributi di tale conferenza.
Bene, due o tre diapositive sulla sperimentazione, che ho avuto davvero il piacere di coordinare a livello Italia, che ha coinvolto 18 coordinatori locali, 150 volontari. Io li chiamo comunque volontari, anche gli insegnanti CPA che hanno preso parte erano volontari, perché l'hanno fatto come piacere personale a titolo gratuito, per cui di volontariato, e abbiamo coinvolto oltre 2000 migranti, lo vedete, sia, anzi soprattutto richiedenti asilo, ma anche rifugiati per un 32%. Bene. Come responsabile della sperimentazione, la mia preoccupazione fondamentale, principale, era legata alla consistency, quindi all'affidabilità, a raccogliere dati attendibili. Da un triplice punto di vista guardavo a questa esigenza di rappresentatività dei dati. Profilo dei migranti in termini di età, di genere, di status legale e di paesi di origine. Il profilo fondamentale dei volontari. Io ho fortemente voluto che partecipassero alla sperimentazione non solo insegnanti CPA di lungo corso, che conoscevo personalmente e sui quali metterei subito la mano sul fuoco in termini di competenze altissime e preparazione massima, ma anche volontari alle primissime armi e col volontariato e con l'insegnamento dell'italiano. Questo era fondamentale. E poi il contesto, evidentemente l'Italia vuol dire lungo tutto lo stivale, per cui vedete dalla rappresentazione grafica la sperimentazione ha interessato nord, centro, sud, 16 regioni italiane, 37 luoghi fisici, sì, abbiamo sperimentato anche grazie ad Alessandro Borri che è andato in missione a Lampedusa, quindi anche a Lampedusa, hotspot, in diversi CARA, in tanti tanti CAS e in molti progetti SPRAR. Al di là della dislocazione geografica di questa sperimentazione, vi ricordo il profilo del volontario partecipante. Vedete, nel 35% dei casi non aveva alcuna esperienza nella didattica dell'italiano, nell'insegnamento dell'italiano a stranieri. 18% comunque un'esperienza molto limitata, perché al di sotto dei 12 mesi, 28% meno di 5 anni comunque, e solo il 19% più di 5 anni. Quel 19% lo ritroviamo, se scorriamo con lo sguardo nell'altra tabella, nell'altro grafico, è il 20, più o meno, vedete la percentuale è similare, è il 22,8% di istituzioni pubbliche, legacy CPA. Per cui quasi tutti i formati, altamente formati, erano anche insegnanti dei CPA. Il feedback generale è stato molto positivo, noi abbiamo raccolto feedback, abbiamo portato avanti la sperimentazione utilizzando classicamente due strumenti, uno strumento legato ad un'indagine quantitativa, per cui un questionario anonimo con risposte chiuse sulle quali abbiamo fatto la dovuta statistica per raccogliere le evidenze del caso, e poi abbiamo svolto, vado a memoria, credo 27, quindi poco meno di 30 focus group in presenza moderati dal coordinatore locale, 22 in presenza e mi sembra 5 via Skype. Quindi un'indagine qualitativa focus group, risposta a domande aperte moderata dal coordinatore locale, e indagine quantitativa, questionario anonimo chiuso, somministrato a tutti e 150 i volontari. E qui troviamo alcune risultanze legate alla custa per questionario, quindi vedete le percentuali legate alle risposte chiuse e i rispondenti che cosa ci hanno detto al termine della sperimentazione. I diversi tool funzionano perché prevedono dei suggerimenti pratici, danno informazioni utili, aiutano davvero il volontario nel lavoro quotidiano, sono semplici da usare, sono semplici da comprendere, sono di nuovo comprensibili, coerenti e chiari nella loro struttura logica, e più o meno 68-62% dei casi coprono i diversi bisogni, le diverse esigenze del volontario in contesto Italia. Bene, ho fatto già riferimento a queste 20 ore da destinare ad attività di accoglienza e orientamento, come ci rammentano le linee guida ministeriali, no? Anche per l'accertamento delle competenze in ingresso. Bene, durante la sperimentazione questi tre strumenti del toolkit, nella fattispecie il 25, il 26 e il 27, sono stati visti da molti sperimentatori
dal mio punto di vista correttamente, come costituenti un mini blocco, un blocco unico per l'appunto dedicato alla fase di accoglienza, dove troviamo nello strumento 25 un tentativo condotto dalla stessa autrice del portfolio europeo delle lingue, ELP, di rivisitazione, quindi Barbara Simpson, di rivisitazione del portfolio guardando da un lato all'utenza dei rifugiati e dall'altro cercando nei limiti del possibile di eliminare la letto-scrittura per rendere lo strumento maggiormente inclusivo e quindi possibilmente rivolto anche ad utenza a bassa scolarità. Lo strumento 26 che diciamo in maniera informale chiamiamo primi passi nella lingua del paese ospitante, per gli addetti lavori legacy test d'ingresso, placement, ma è un placement molto molto informale, molto molto easy, molto molto light. Lo strumento 27 invece è un'intervista pensata per l'analisi dei bisogni, quindi è un'intervista non necessariamente da condursi in lingua italiana o in generale nella lingua del paese ospitante, ma fondamentale in una lingua di comunicazione. È evidente che per lo strumento 27 in particolare è fondamentale in molti casi la presenza di un mediatore culturale in grado di stabilire questa lingua di comunicazione. Bene, l'attenzione al tema della literacy all'interno di tutto il toolkit è sia trasversale che specifica. Specifica con riferimento a determinati tool, ad esempio in particolare il tool numero 15 e il tool numero 17, che hanno rispettivamente l'obiettivo macro di accrescere la consapevolezza e la conoscenza con riferimento ai differenti profili di letteratismo e di analfabetismo, e lo strumento 17 ha più che altro l'obiettivo di accrescere la consapevolezza rispetto alla difficoltà di apprendimento in un alfabeto diverso dal proprio. Per cui nel nostro caso è alfabeto latino versus altri sistemi di scrittura. Bene, ma l'attenzione alla literacy è un motivo ricorrente anche all'interno dei 15 scenari comunicativi proposti dal toolkit. Gli scenari sono piaciuti molto, sono stati dopo la sperimentazione almeno alcuni largamente riadattati e rivisti, ma alla fine credo rappresentino strumenti validi. Validi perché pratici, semplici da comprendere e soprattutto basati su situazioni di vita reale. Perché? Intanto partiamo dalla definizione di scenario comunicativo. Che cos'è uno scenario comunicativo? Lo scenario prevede, qui la parola chiave è set, un insieme di variabili legate al mondo reale, inclusive riferite ad un dominio solo, ad un contesto solo e comprendenti più compiti, più attività linguistiche e più testi in ricezione e sia come ascolto, discorso, che come lettura. All'interno di questo set di compiti e attività linguistiche, i saper fare, o meglio i descrittori legati ai saper fare del quadro, sono essenzialmente integrati come obiettivi di apprendimento insieme ad aspetti legati alla competenza strategica, pragmatica e linguistica. Ecco, partendo da questa definizione che troviamo nel sito LIAM ed è datata 2016, io aggiungerei obiettivi di alfabetizzazione, perché nella versione toolkit che abbiamo costruito degli scenari, evidentemente un'attenzione maggiore è stata rivolta proprio agli obiettivi di alfabetizzazione, tanto che in ogni scenario voi trovate delle attività aggiuntive dedicate al guardando a quella parte di gruppo misto rappresentato da utenza a debole scolarità o a scolarità del tutto assente. In ogni scenario sono presenti da 4 a 9, con una media di 6, attività linguistiche da adattare al contesto, ma spesso pronte all'uso, che sono presentate, questo è fondamentale, in una sequenza logica, strategica, per arrivare al soddisfacimento di un bisogno specifico. Il primo bisogno in assoluto, così come emerso e confermato in sede di sperimentazione, per i richiedenti asilo rifugiato, forse vi stupirà, forse no, è stato: come faccio a ricaricare il cellulare? Ed è giusto,
il secondo quasi a stretto giro area wifi, perché evidentemente le moderne tecnologie risultano fondamentali anche nell'apprendimento delle lingue, anche, guardo Rocco per l'alfabetizzazione, penso a Tabula, e anche in questo caso per i bisogni all'interno di un CAS o di un CAR. Queste attività prettamente afferenti alla literacy sono state apprezzate in particolare in Italia, dove abbiamo meno il rifugiato laureato siriano, come invece c'è in Germania, ad esempio, e abbiamo più il problema di offrire il supporto linguistico ad analfabeti. Questo è uno studio interessante che ho visto lo scorso anno dell'OIM, ci ricorda, al di là del profilo, il progetto migratorio dei neoarrivati, nel 60% dei casi richiedenti asilo in Italia. Qual è la priorità? L'83% degli analfabeti dichiara di voler rimanere in Italia. Il 52% di laureati dichiara di voler rimanere in Italia. Quindi la metà dei laureati, quasi tutti gli analfabeti. È importante, eh? È importante, perché poi rispetto a questo 83%, vado un po' veloce perché credo di avere una decina di minuti scarsi, rispetto a questo 83% di analfabeti noi abbiamo il dovere di dare risposte. Risposte quali dare? Io partirei dal quali evitare. Quali evitare? Beh, sicuramente da evitare il cattivo uso del quadro comune, da evitare il test obbligatorio imposto ad analfabeti. Voi sapete che l'81%, ultima survey del Consiglio 2013, con dati pubblicati presenti nel sito del Consiglio 2014, l'81% dei Paesi membri del Consiglio d'Europa prevede test obbligatori di lingua e molto spesso anche di cultura civica, rivolti semplicemente a tutti, ivi inclusi gli analfabeti. Quando l'Assemblea parlamentare, nella raccomandazione 2034 che vi invito a leggere del 2014, ricorda e riafferma l'obiettivo del quadro. Il quadro comune è uno strumento pensato esclusivamente per misurare un livello di competenza linguistica. È un termometro, è un momento di misurazione della competenza linguistica, non di un supposto presunto livello di integrazione sociale. Ormai abbiamo una vasta letteratura di settore che si è consolidata e che è stata definita i critical language testers. Qui vi ho citato la Shoami, potrei aggiungere tranquillamente McNamara, che ci ricorda come tante politiche linguistiche spesso rivolte al testing obbligatorio abbiano nel tempo freezing out, cioè congelato, escluso determinati gruppi. Non è una novità del nuovo millennio e non è un qualcosa che è stato legato esclusivamente al quadro. Credo che il picco massimo in termini di mancanza di eticità e di iniquità di una prova di valutazione sia stato raggiunto, opinione personale, nel 1965 in Louisiana, dove avevamo questo literacy test. Divertitevi poi, andando su Google, tra virgolette divertitevi evidentemente, a scaricarvi degli esempi di questo literacy test. In questa sede vorrei condividere solo la prima riga con le consegne, no? Quindi una sola risposta sbagliata uguale bocciato su 13 item, e per svolgere questi 13 item hai tanto tempo, 10 minuti. Quindi 10 minuti per 13 item si passa con un 100% di CAT score, di punteggio di taglio. Quindi veramente equa. Poi andiamo nei contenuti, non abbiamo tempo, ma lascio a voi poi la possibilità di andare in internet e vederla più nel dettaglio. Noi come Alte Lami abbiamo pubblicato, è presente nel sito dell'Alte, è presente nel sito del Consiglio ed è presente anche in versione in lingua italiana, questa pubblicazione che è un booklet, è un position paper dell'Alte Lami, e lo vedete dal titolo, non è rivolto agli insegnanti né ai migranti, è per i politici. Mi direte voi, va bene, quanto sarà letto dai politici? Non lo so, però noi comunque come position paper l'abbiamo pubblicato. E sono una sessantina di pagine nelle quali noi sottolineiamo diversi aspetti, in particolare come, ed è un'ovvietà, stiamo scoprendo l'acqua calda, la literacy è un prerequisito necessario per ogni test scritto. E sottolineiamo come suggeriamo ai politici
come più che imporre dei test obbligatori dovrebbero guidare il migrante verso la frequenza di corsi di alfabetizzazione e in via più ampia corsi di lingua L2. Bene, la stessa raccomandazione la troviamo di nuovo anche nella già citata raccomandazione dell'Assemblea parlamentare, perché noi abbiamo degli ostacoli incredibili che qui ho provato a rappresentare con L2, MC, CB, COS. L2 è già la lingua del paese ospitante. MC ad esempio con tecniche molto scolastiche come la scelta multipla, il multiple choice. CB, molto spesso questi test obbligatori sono anche computer based, per cui io vado a verificare, perdendo invalidità teorica, anche abilità informatiche, non solo linguistiche. E poi molto spesso non c'è solo lingua ma c'è anche civica, già richiamato acronimo COS. Per cui è importante ricordarsi di come questi test, questi ostacoli, vadano a calpestare i diritti umani. Soprattutto, lo ricorda il Consiglio d'Europa, con apprendenti a bassa o assente scolarità. Di nuovo il Consiglio d'Europa ci ricorda che sarebbe importante offrire corsi di lingua e possibilmente obbligare, evidentemente offerti a titolo gratuito, i migranti a partecipare a questi corsi. Torniamo a casa nostra. Grazie. Torniamo a casa nostra. Obbligare i migranti a partecipare ai corsi di lingua. Quest'obbligo fino a settembre dell'anno scorso non c'è mai stato in Italia. Qualcosa si sta muovendo. Diapositiva in lingua italiana, perché parlo del piano Minniti. Decreto Minniti, piano nazionale di integrazione. Lo trovate nel sito interno.it, sia il documento che il PowerPoint dal quale ho tratto o estrapolato, su permesso dell'interno, queste diapositive. E noi leggiamo testualmente tra gli obiettivi, rendere obbligatoria la partecipazione ai corsi di lingua. Rendere obbligatoria la partecipazione. Non solo, andiamo nel merito, l'apprendimento della lingua italiana rappresenta un diritto ma anche un dovere. È una novità. Prima non c'era, poiché costituisce il presupposto essenziale, eccetera, eccetera. Particolare attenzione, mi preme questo passaggio che ho sottolineato perché chiuderà la mia presentazione, alla strutturazione dei piani regionali per la formazione linguistica, anche grazie, quell'anche si legge meglio con soprattutto, alla continua offerta dei finanziamenti FAMI, quindi Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione. Regionali in particolare, quindi con capofila le regioni italiane. Lo vedete l'altro punto? Prevedere iniziative di supporto specifico per gli analfabeti. E allora, questo è uscito settembre 2017, siamo arrivati a maggio 2018. In quest'arco di tempo che cosa è stato fatto per dare concretezza a questa forte volontà dell'amministrazione centrale, Dipartimento Libertà Civili, nella fattispecie del Ministero dell'Interno? Non è una targa, ma è la data del mio intervento di due anni fa, no? Quindi era il 14 maggio del 2016, mi trovavo sempre qui a Reggio Emilia e qui ho recuperato due diapositive che avevo già utilizzato, quindi un bieco riciclo di slide. La prima diapositiva è questa. Il mio intervento due anni fa fu focalizzato sulla, tra le altre cose, sulla presentazione del PREA1. Quindi avevo parlato di questo nuovo livello previsto dal FAMI regionale che arrivava a coprire fino a 150 ore, rivolto non a tutti, purtroppo non a tutti gli analfabeti, ma ad una parte di profilo di bassa scolarità, essenzialmente analfabeti di ritorno, analfabeti funzionali, non certo analfabeti totali, non certo analfabeti strumentali. Quindi io da sempre sono ottimista di natura e quindi vedevo il bicchiere mezzo pieno perché comunque era un qualcosa in più, si era allargata questa offerta formativa, finalmente si andava un po' a ritroso rispetto alla 1 previsto dal quadro comune come primo livello di contatto ed era una risposta iniziale, importante, significativa ma non esaustiva. E avevo anche in chiusura di presentazione così voluto condividere due auspici. Il primo, un approccio sovranazionale al tema dell'analfabetismo, fondamentale,
E il secondo auspicio, guardando più a casa nostra, rendere esaustiva quella risposta allora solo parziale, quindi riempire quell'altra metà del bicchiere con percorsi per analfabeti totali, che so bene esistono già da anni in tutti i CPA, ovviamente, ma non sono mai stati riconosciuti dalle amministrazioni centrali. Questo è il punto. E ovviamente mi riferisco più al MIUR che al Viminale, perché vi ricordo, già nelle linee guida MIUR abbiamo, no, un ossimoro grande come una casa, perché io leggo percorsi di alfabetizzazione di A1 A2. E va bene. Allora, quali risposte, anche in ragione del decreto Minniti, nei nuovi piani regionali? Vi anticipo, ho avuto il permesso del Viminale per poter darvi questa anticipazione, i nuovi piani regionali per il FAMI 2018-2021, 18-21, già importante, più tempo per i corsi, usciranno, saranno pubblicati online entro massimo 2-3 settimane. Che cosa troverete come novità fondamentali? Percorso sperimentale per l'erogazione di corsi denominati alfa. Sono corsi per analfabeti totali in lingua madre e prevedono da un minimo di 250 a un massimo di 300 ore. E prevedono anche un tetto massimo corsisti classe posto a 12, quindi da 8 a 12. Molto importante. Andiamo un po' a quantificare, tiriamo un po' le somme. Che cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che avrete 30 mesi netti al netto dei tempi di avvio del FAMI, al netto dei tempi che conosciamo bene, macchinosissimi, di rendicontazione, quindi di chiusura FAMI, giugno 21, ci saranno 300 ore più, ricordiamocelo, 150 di pre-A1, totale 450 ore per le deboli scolarità e i diversi profili dell'alfabetismo per provare ad entrare in A1. Per cui il bicchiere si sta abbastanza riempendo. Evidentemente, quali strumenti a supporto di questi percorsi, non solo alfa, anche pre-A1, anche A1, A2, B1, quindi tutta l'offerta formativa contemplata dal nuovo FAMI, quali contenuti e quale monitoraggio? Monitoraggio non solo quantitativo, ma anche qualitativo. Da questo punto di vista, noi abbiamo un progetto importante che è già partito nel dicembre dell'anno scorso, questo è il titolo, progetto della CLIC. La CLIC, sapete, essere il consorzio permanente che racchiude i 4 enti di certificazione riconosciuti dal Ministero Affari Esteri, e il titolo del progetto è Studio e analisi dell'impatto dei percorsi formativi, quindi FAMI regionale. Non vogliamo sovrapporci e non vogliamo entrare nei corsi ordinamentali CPA, ma solo i corsi a valere sul FAMI, quindi pagati dal FAMI per intenderci, ma anche, perché è il nostro campo più diretto, percorsi valutativi. E allora questo progetto porterà, a, ci auguriamo, a questi risultati attesi. Guardando ai corsi FAMI, rilevamento, valorizzazione, disseminazione, buone prassi, in termini non troppo tanto quantitativi, ma guardando le modalità, agli approcci alla didattica e ai materiali in uso in questi livelli, dall'alfa al B1. E poi guardiamo anche alla valutazione, guardiamo alla normativa vigente, guardiamo all'applicazione dei dispositivi, e per i dispositivi guardo sì all'accordo di integrazione, quindi alla modalità di utilizzo di materiali integrativo suppletivi alternativi per la sessione civica obbligatoria prevista dall'accordo, le 5-10 ore, ma soprattutto guardo al test Maroni, al test DM, al test per l'ottenimento della carta di lungo soggiorno, quindi al decreto ministeriale 4610. Andremo a valutare la bontà degli input creati, dei testi selezionati, e guardando all'utenza analfabeta le diverse modalità di gestione dei vari CPA dei candidati con bassi profili di alfabetizzazione. Questo è molto molto importante in termini di condivisione di buone prassi. Chiudo con lo sguardo all'Europa. Sguardo all'Europa, questo è un outline di due progetti, fra vari progetti evidentemente, che accompagneranno il prossimo biennio, l'anno in corso e il successivo, della divisione politiche linguistiche. Mi piaceva iniziare col COE e chiudere col COE, e in questo caso faccio riferimento a due progetti che mi coinvolgono direttamente. Il primo progetto, per il quale sono coordinatore, è la nuova survey, fondamentale, è un progetto che porteremo avanti in collaborazione con l'Altelami, e andrà a di nuovo monitorare
la situazione dei test e anche dei corsi, anche rivolti a minori stranieri non accompagnati, quindi non solo a migranti adulti, per obbligatori, vuoi per il primo accesso, vuoi per il rinnovo del permesso di soggiorno, vuoi per il lungo soggiorno, vuoi per la cittadinanza sia di lingua che di civica a livello europeo. Quindi questa nuova survey, siamo nella fase di definizione del questionario che servirà come strumento di indagine e i primi risultati saranno attesi per il nuovo anno, perché l'ultima survey cui ho fatto riferimento in una diapositiva, quella dell'81% dei paesi che prevedeva test obbligatori, è ormai datata, perché è del 2013. Negli ultimi 5 anni sono cambiate tante cose in tanti paesi ed è giusto prenderne visione. Ok? Secondo progetto, lo vedete il respiro europeo sul tema della literacy, fondamentale. È un progetto che è stato formalmente approvato dal Consiglio d'Europa ed è un progetto che avrà come obiettivo quello di definire scale in termini sia di competenza che di descrittori, sia globali che afferenti a tematiche specifiche, sulle 5 abilità di base, laddove lo speaking è ripartito fra produzione e interazione orale, più la competenza informatica, la digital competence. Descrittori, evidentemente, funzioni, nozioni specifiche afferenti all'ambito lessicale, generi testuali e obiettivi di alfabetizzazione unitamente a strategie di apprendimento. Ho qui in prima fila la coordinatrice di questo secondo progetto, che è Fernanda Minuz, e non spendo una parola in più rispetto a questo progetto per non sovrappormi rispetto ad alcune diapositive che seguiranno all'interno del contributo di Marta. In conclusione, stiamo prendendo la giusta strada, la giusta direzione, la rotta è quella corretta? Beh, io sono sicuramente ottimista e dico un forte e convinto sì, tanto a livello nazionale con i percorsi Alfa finalmente riconosciuti, quanto sul piano europeo con il Literacy Framework. Grazie per l'attenzione. Benissimo, grazie al professor Rocca per gli stimoli. Ho colto anche le suggestioni per la parte politica, anche se sono più rivolte a livello nazionale che non a livello locale, però giustamente è un'occasione formativa anche per noi per acquisire elementi. Lascio ora la parola alla professoressa Scholten. Il tema di riferimento, mentre si preparano, intanto vi dico il titolo, alfabetizzazione per migranti adulti con bassa o nulla scolarità. Mentre si prepara vi ricordo che dopo la presentazione della professoressa Scholten avremo il tempo per il dibattito e domande e questioni che possono essere poste ai due relatori della mattina, e quindi avremo lo spazio per presentare appunto questioni, chiarimenti e commenti rispetto alle presentazioni. Lascio la parola alla professoressa Scholten. Ok, can everyone hear me? Yes. I'd like to thank Rania and Annalisa for inviting me last winter, and I said, oh, I can't come, I'm sorry. But it took, I suppose, 14 months, 16 months for me to finally make it to wonderful, wonderful Reggio Emilia and to this gathering, which is so impressive. Buongiorno, vorrei cominciare ringraziando Rania e Annalisa per avermi invitato qui, per avermi invitato una prima volta l'inverno scorso. Ho avuto delle difficoltà, ma 16 mesi dopo eccomi qui nella bellissima Reggio Emilia. Ok, what I'm going to talk about today is an organization that I helped start, but I'm going to start with a slide that you've probably seen in some form before that shows, oh, it's a little bit faded, but you pretty much need to just have refreshed that many, many countries around the equator that are also trouble spots
have very high rates of non-literacy, or very low rates of literacy still. Literacy is definitely increasing a lot, but it's still very, very high in the countries that the students you teach come from. Vorrei parlarvi di un'organizzazione che io ho aiutato a far nascere, ma prima di farlo lasciate che io vi mostri una prima diapositiva introduttiva, una diapositiva che il cui contenuto avete probabilmente già visto in passato, ma trovo che sia un contenuto che vale la pena di ripetere per rinfrescarvi la memoria. È una diapositiva che mostra i paesi, diciamo, con maggiori problematicità legate alla mancanza di alfabetizzazione e legate anche ovviamente ai migranti. Come sappiamo, il tasso di alfabetizzazione in generale sta crescendo come tendenza generale, però comunque molti degli studenti, delle persone con le quali voi alfabetizzatori e educatori vi trovate a lavorare, vengono da paesi nei quali il tasso di analfabetismo è ancora molto alto. Scusate per la velocità. Yeah, that was longer than I spoke, I think. Dice che lei ha parlato più a lungo, ma ho dovuto velocizzare un po' la cosa. So, here are students starting out. I think they're probably below A1. The students whose hands are in the photo, the one on the left is from Bangladesh, and she's a woman who went back to school after several decades working, not working, being a stay-at-home mom. And the one on the right is a refugee from Bhutan. Okay, so there they are. The ultimate goal is something like this, being able to read a book during your break for pleasure. Nell'immagine che abbiamo visto prima che la signora Schulten la cambiasse, possiamo vedere due studenti, entrambi possiamo dire persone che stanno iniziando da zero il proprio percorso di alfabetizzazione, persone che hanno un livello inferiore alla 1. Sulla sinistra, la mano che vedete sulla sinistra appartiene a una donna del Bangladesh che, pensate un po', ha potuto iniziare a studiare solamente dopo decenni e decenni passati a fare ben altro nella vita, passati a fare cosa? La casalinga principalmente. Nella foto di destra invece possiamo vedere una persona del Bhutan che anche lui stava iniziando in quel momento a studiare. E qual è l'obiettivo che noi ci poniamo con questi individui? Farli arrivare a fare quello che fa il signore nella foto con la casacca, ovvero poter leggere tranquillamente. Right, so what I'm going to talk about for the rest of this hour is an organization that I helped create back in 2005 called LESLA, and it's an international and interdisciplinary organization that is dedicated to sharing of research, practice, and policy. Who has heard? Raise your hand if you've heard of LESLA. And you speak English too. Okay, wait, go ahead. Translation. Adesso per il resto della conferenza vorrei parlarvi di un'organizzazione che io ho aiutato a creare, come introdotto prima. Si chiama LESLA, è un'organizzazione che ha carattere internazionale e soprattutto pluridisciplinare. Il nostro obiettivo è quello di condividere le nostre ricerche su quelle che sono le migliori pratiche e prassi da adottare nei percorsi di alfabetizzazione. Vorrei che quelli di voi che conoscono questa organizzazione e che hanno capito quello che ho detto alzino la mano. LESLA. Okay, good. Not too many, that's good. Non molti. Poquito. Pochini. Piccoli. Okay, so, one sentence right now. Why did I help start LESLA? Perché ho contribuito alla creazione di LESLA? Right. You don't have to translate the whole thing. Non devo tradurre tutto il contenuto, tra parentesi, fortunatamente. In the 1990s, I was working in Düsseldorf, Germany, on a language acquisition project with Harald Clausen. Can you translate that? Of course. Yeah. Harald Clausen. They won't know who he is. Negli anni 90 mi trovavo a Düsseldorf in Germania e lavoravo a un progetto per migliorare l'acquisizione linguistica in collaborazione con un signore chiamato Harald Clausen. And Harald Clausen claimed that adults
learn differently. Il signor Classi Il signor Classi affermava che gli adulti imparano le lingue in maniera diversa. This was based on studies of Italian immigrants to Germany. Questa affermazione derivavano dai risultati portati da alcuni studi sull'acquisizione del tedesco da parte di immigrati italiani in Germania. For example, also Spanish, Portuguese, Turkish. C'erano anche spagnoli, portoghesi, turchi. Okay, so there were big projects in the 1980s, and Harald hired me and Anne Weinecke to support him, but we argued against him. And this is our conclusion here. We conclude that child L1 learners and adult L2 learners build up syntactic structure the same way. Negli anni Ottanta quindi c'erano moltissimi progetti di grande rilievo che stavano venendo svolti e io e una mia collega siamo state assunte dal signor Harold per poterlo aiutare nelle sue ricerche e nelle sue attività. La conclusione che abbiamo tratto è che i discenti di una lingua straniera di livello L1 e i discenti bambini di una lingua L1 e i discenti adulti di livello L2 hanno un metodo comune, simile, di costruire le strutture sintattiche. Yeah. That doesn't mean that there aren't differences between children and adults, but they are not fundamental differences. Ci sono quindi delle differenze tra adulti e bambini, ma non differenze fondamentali. When it comes to language acquisition. Per quello che riguarda l'acquisizione di una lingua straniera. So, that was part of the motivation. Questa era una uno dei motivi che ci spingevano. And then I happened to find out about two publications. Poi mi sono informata e ho scoperto l'esistenza di due pubblicazioni. One was by Larry Condelli. Una di Larry Condelli. In Washington D.C. A Washington. And he did a study of hundreds and hundreds of low literate and non-literate adults in the USA learning English. Il signor Condelli ha svolto uno studio che ha portato su centinaia e centinaia di individui che si trovavano negli Stati Uniti, individui con bassa alfabetizzazione e scolarizzazione oppure con un livello assolutamente assente di alfabetizzazione e di scolarizzazione, persone che si trovavano a studiare l'inglese negli Stati Uniti. And guess what? E indovinate un po'? He found that the non-literates were much slower. Ha scoperto che le persone che partivano da una condizione di non alfabetizzazione e non scolarizzazione, indovinate un po', ci mettevano più tempo ad imparare. At the same time, Jan Curvers in the Netherlands. Parallelamente, il signor Jan Curvers in Olanda. Yep. She had finished her PhD. Questa signora, scusatemi, aveva appena terminato il proprio dottorato di ricerca. Studying hundreds of low and non-literates in the Netherlands. Durante il quale aveva studiato le situazioni di centinaia di persone a bassa o inesistente alfabetizzazione in Olanda. And she concluded the same thing with respect to literacy, that adults learning to read for the first time do it the same way as children. La signora giunse alla stessa conclusione a cui ho accennato poco fa, cioè che gli adulti e i bambini, se partono da una condizione di non alfabetizzazione, imparano nello stesso modo. So this is really important because we believe that adults who aren't literate have great potential. Noi siamo convinti che ci sia un grande potenziale di apprendimento negli adulti, per quanto non scolarizzati o analfabeti. So it's up to us to figure out how to teach them. Sta a noi trovare il modo migliore per insegnare loro. And that's a very big aim. È un obiettivo di tutto rispetto. So we felt that it was best to do it internationally. Siamo arrivati alla conclusione che il miglior modo di agire era di agire internazionalmente. So in 2005,
we had the first LESLA conference, LESLA symposium. Nel 2005 si è tenuto il primo convegno dell'organizzazione LESLA. And we had it in a very small town, smaller than Reggio Emilia, Tilburg. Si è tenuto a Tilburg, una città piccola, anche più piccola di Reggio Emilia. In the Netherlands, in Olanda. Jean Curvers and Ineke van der Kratz and Larry Condelli and I helped put it together. Quindi io ho collaborato con la signora Jean e la signora van der Kratz, non importa, dice fortunatamente la signora Scholten, e abbiamo lavorato insieme per far nascere qualcosa. 25 people came. 25 delegates came. Ci sono presentati 25 delegati. But they were linguists and teachers and trainers from 10 different countries. Ma oltre a loro c'erano si è vista la presenza di linguisti, di insegnanti e di educatori e altri operatori dell'educazione provenienti da più di 10 paesi. And one of them was Nancy Fox, who is on the right here. Uno, o meglio, una di loro era Nancy Fu, che potete vedere sulla destra. And Larry Condelli is on the left. E il signor Larry Condelli sulla sinistra. And he is Italian. I think his grandparents were from Calabria, and he now has Italian citizenship. Ha origini italiane e ha anche la cittadinanza italiana. I suoi nonni, in ogni caso, erano calabresi. So Nancy said, I can host the next symposium, but it can't be so small. Nancy mi ha detto, io posso occuparmi di ospitare e di organizzare il prossimo convegno, ma assolutamente dovrà essere più grosso di questo. So she did, and there were hundreds of people. Lo fece e ci trovammo a centinaia. These are the symposia that have taken place since 2005. And the color key is red and blue are English-speaking countries. Questa è una lista dei convegni della nostra organizzazione che ci sono tenuti dal 2005 ad oggi. E i colori rosso e blu riguardano paesi di lingua inglese. And you will notice 2018 is in Italy. Come noterete, nel 2018 c'è la University of Palermo, in Italia. Yes. So you will all go, I'm sure. Siete tutti invitati e sono sicuro che accorrerete numerosi. Now, another map. I think this one's a little bit clearer. Ecco un altro grafico, un'altra cartina. Penso che sia più chiara di quella precedente. So this shows the countries that people migrate to. And it maps on to where LESLA symposia have been held. Questo mostra i paesi di maggiore immigrazione e mostra anche i paesi dove si sono tenuti i convegni della LESLA. Except Australia. A eccezione dell'Australia. Not yet. Non ancora, perlomeno. But people think, oh, it's too far to go. La gente dice, oh, ma l'Australia è un po' troppo lontana per farci un convegno, no? But I don't think so. Io non la penso così. We'll see. We'll Vedremo. See. But LESLA has a requirement that the conference can only be in an English-speaking country every other year. C'è un principio di base che LESLA adotta in organizzare i convegni, cioè che ogni due anni il convegno deve tenersi in un paese anglofono. This is important because Americans, and I'm American, Americans would ignore the rest of the world and dominate. Questo è importante, in quanto da americana, io stessa sono americana, vorrei sottolineare come questo porterebbe gli americani a ignorare il resto del mondo e a dominare la scena, diciamo. Yes, yes. Sorry. Scusatemi. Okay, so what have we accomplished? Che risultati abbiamo ottenuto? We have proceedings every year. Ogni anno vengono stilati degli atti
dei nostri convegni, delle nostre attività. We have networking takes place. Ci sono operazioni di creazione di una rete, di supporto di una rete. There are projects that emerge from networking. E queste reti fanno scaturire progetti. And I'm going to talk about some projects. Vorrei illustrarvene alcuni. And then I'm going to talk about the future. E poi parlerò del futuro, di domani. So first, networking. Ma iniziamo a parlare di questa rete. Oops. Oh, thank you, yes. So here's a statement from a fellow named Stefan Vollmer from Germany, who is now a PhD student at Leeds with James Simpson. Maybe some of you have heard of him. And this is the quotation from him. I think you don't need to translate it. Many, many relationships have been formed at LESLA conferences, and he would not be doing a PhD in the UK if he hadn't attended some LESLA conferences. Questa è una dichiarazione del signor Stefan, uno studente di PhD, di dottorato, ovvero nella città di Leeds. E questa citazione suona così. Ho creato moltissime relazioni lavorative belle grazie a questi convegni della LESLA, convegni senza i quali non avrei potuto intraprendere il mio percorso di dottorato. LESLA also has a listserv, a user list. Cioè, LESLA ha una lista di utenti. It's not a very active one, which I think is good. It's not a very active one. Pardon? Ah, abbiamo una lista utenti che non viene, non è molto attiva, non viene aggiornata molto. Yeah, mm-hmm. Because when someone asks a question, people listen and answer. They're not overloaded. Beh, è un organismo che semplicemente si limita anche a rispondere alle domande, alle rare domande degli utenti, domande che non sono molto frequenti. So one example, a couple months ago, somebody from Israel said, I have a problem with a student. He needs to get a visa, but he can't get a visa because they're saying he needs this, that, and the other thing. And somebody from Calgary, in Canada, said, oh, here's what you can do, and it worked. Vorrei comunque citare un caso di situazione nella quale la nostra organizzazione ha potuto risolvere problemi completi. È successo alcuni mesi fa che una persona avesse un problema ad ottenere il proprio visto per arrivare in Israele. Questo visto gli veniva negato per una serie di questioni. E questa situazione ha visto entrare in azione un nostro collaboratore dal Canada che ha permesso di risolvere la situazione e permettere l'acquisizione di questo visto. But there's a problem with the list. It's in English. Ma c'è un problema con questa lista, con questo servizio che è in inglese. And I am in the process of proposing that it should be multilingual. E sto proponendo, sto cercando di fare in modo che venga tradotto in diverse lingue. The only reason that it's in English is because English dominates the world. Traduco comunque anche se è molto chiaro. L'unica ragione per cui è in inglese è che l'inglese domina il mondo. But there are enough people who speak, enough English speakers who know a little Italian or Spanish or French or German, maybe not Finnish and Dutch. Comunque ci sono diversi locutori nativi dell'inglese che conoscono un po' di italiano, un po' di spagnolo, parlano un po' francese, tedesco. È già più difficile che parlino finlandese o olandese. And people can use Google Translate. E poi comunque c'è Google Translate. Okay, so back to the conferences now and the proceedings. Torniamo a parlare dei convegni e degli atti che derivano da questi convegni. And I think networking at conferences and on the user list is very hard to quantify. È difficile quantificare quanto impegno sia stato messo nel lavorare all'interno di questa rete che stiamo creando sulle conferenze, sui convegni e su queste liste e servizi che noi proponiamo.
Now, back in 2006, after the conference in Tilburg, Torniamo al 2006, dopo la conferenza a Tilburg in Olanda. Jean Curvers and Ineke van der Kratz and I put together the first proceedings. La signora Jean e la signora van der Kratz insieme a me si sono adoperate per stilare la prima serie di atti. And we also created this mission statement. E abbiamo creato una dichiarazione della nostra mission, dei nostri obiettivi e di come intendiamo raggiungerli. And what's most important is that research be used to improve practice and inform second language education policy. So research is the focus. La parte del leone la fa la ricerca all'interno delle nostre attività, in quanto noi abbiamo come obiettivo primario di fare ricerca per migliorare le pratiche nell'educazione e nell'alfabetizzazione primaria e soprattutto per poter informare e quindi aiutare le politiche in questo ambito a orientarsi al meglio. So this is how Lesla, or the founders of Lesla, see it. È così che i fondatori di Lesla vedono e pensano al nostro obiettivo e modo di agire. So the question is, do we have a good evidence base? La domanda è, possiamo disporre e basarci su dati reali e solidi e utili? Maybe it's out there somewhere, but I don't think it's in the Lesla proceedings. Non so bene, non credo che questi dati possano essere trovati negli atti che abbiamo scritto dopo i convegni Lesla. And this is why, because practice, so talks on what people do in the classroom, or talks on how people maybe train teachers or do something with policymakers, those types of talks dominate Lesla symposia and dominate the proceedings. Beh, questo è legato al fatto che all'interno degli atti e comunque dei convegni di Lesla ci si concentra principalmente sulle pratiche e sul rapporto con gli insegnanti. And that's okay. Practice, sharing practice is very important because lots of local teachers, this will be the case in Palermo too, lots of local teachers attend Lesla and teachers from other countries, and they really want to talk about their practice and share ideas. È importantissimo condividere informazioni. Dovete sapere che ai convegni Lesla partecipano insegnanti del paese dove si tiene il convegno, ma anche insegnanti che vengono da altri paesi per prendervi parte. Quindi capite bene che l'aspetto condivisione di informazioni e di contenuti è chiave. But what that means is, despite thousands of people from many countries attending Lesla since 2005, the evidence base is only a little bit bigger than it was in 2005. Tuttavia, per quanto dal 2005 ad oggi migliaia di persone abbiano preso parte a Lesla o preso parte ai convegni della nostra organizzazione, rispetto al 2005 la quantità di dati e di informazioni di cui disponiamo è solamente leggermente superiore a quello che era nel 2005. What I mean by an evidence base is, this is going to be long, what Lorenzo was talking about. How long does it take a specific learner with a certain background, with certain language background, literacy background, or none, acquiring a certain language in a particular situation to reach A1 and then A2 and then B1. We maybe have answers in some specific situations, but in order to convince policymakers around the world, we need to have evidence from everywhere, really. And we don't have it yet. But we have Lesla. Okay, that's long. Ho parlato
parlato del fatto che non disponiamo di tanti dati quanto vorremmo. Questo è legato soprattutto al fatto che questi dati, se ne avessimo di più, ci permetterebbero di rispondere a una domanda molto importante. La domanda è la seguente: quanto ci vuole per un discente che ha un suo specifico percorso linguistico, una sua specifica conoscenza linguistica e che sta cercando di imparare una determinata lingua in una situazione, in un contesto particolare, quindi una situazione piena di particolarità, quanto ci vuole per questa persona per raggiungere il livello A1? I dati di cui disponiamo ci permettono di dare risposte parziali a questa domanda, ma abbiamo bisogno di avere più dati per poter dare risposte più universali, applicabili a un range di situazioni più alto, anche perché ottenere dati e informazioni più estese è ciò di cui abbiamo bisogno per convincere poi i legislatori, perché quello è anche l'obiettivo, a agire in un determinato senso. Okay. I think that was cup half full, so I'm going to talk about positive things now. Adesso vorrei parlare di qualcosa di più positivo, perché penso di aver introdotto, intanto di aver detto qualcosa di molto compatto, ma di aver introdotto una sfumatura forse negativa. Okay, so several projects that emerged out of LESLA symposia. Ci sono moltissimi progetti sono scaturiti dai convegni di LESLA. And the first one was a project called EU Speak, and this shows partners from UK, Sweden, Spain, the Netherlands, Germany, and they were in the Newcastle-led EU Speak Grinvig project that I'm going to talk about, and this is several of them in Granada in 2011. Il primo progetto di cui vorrei parlare è il progetto EU Speak, ovvero Europa Parla. Un progetto che ha coinvolto studenti dal Regno Unito, dalla Svezia, dalla Spagna, dall'Olanda e dalla Germania. Ad esempio, questi studenti si sono radunati nel meeting di Newcastle. Invece in questa foto che vedete adesso vediamo studenti dal meeting di Granada del 2011. Okay, and the next slide is a project that took place during EU Speak. La prossima slide, la prossima diapositiva riguarda un progetto che abbiamo svolto nel contesto del progetto EU Speak. And our partners are shown here. Potete vedere nella foto i nostri collaboratori all'interno di questo progetto. And this was a project to create software for beginning literacy. In questo caso si parlava di un progetto per creare un software capace di aiutare le persone nell'alfabetizzazione di base, veramente di base. And the plan by Palermo is to create a version in Italian with new Erasmus Plus funding. Vorremmo creare una versione in italiano servendoci dei fondi Erasmus Plus. Now back to EU Speak. Adesso torniamo a parlare del progetto EU Speak. Okay, so EU Speak, I said critical things about there not being much research, and this was not a research project. It was a practice project. And it ran from 2010 to right now. The project is ending in 2018, and it's a teacher training and development project, supported by Erasmus Plus, originally Grinvig. And this is LESLA in Granada in 2000, when was it? A couple years ago. And this is with the Alhambra in the background. Vorrei parlare del progetto EU Speak. Il progetto EU Speak non è un progetto di ricerca, è un progetto basato che punta a migliorare le pratiche. Quali pratiche? Le pratiche di insegnamento. È un progetto che è nato nel 2010 e che arriverà alla fine quest'anno, nel 2018, ed è appunto un progetto per la formazione dei docenti e per il rinforzo delle loro capacità di insegnamento. È un progetto che trova il suo supporto economico all'interno dei fondi del Erasmus Plus. Questa è una foto del 2000, una foto di Granada, l'Alhambra, del 2000 e... non lo ha detto, non si ricorda. Comunque nel 2016. Right.
The project developed 6 free online modules in the project partner languages in English, Spanish, German, Turkish, and Finnish, because those were our project partners. Those were the people that we knew from Lesla Symposia. Questo progetto comprende la creazione di 6 moduli online, okay, gratuiti, e questi progetti, questi contenuti sono disponibili in 5 lingue, ovvero inglese, spagnolo, tedesco, turco e finlandese, ovvero le lingue dei paesi aderenti al progetto. Here are 2 of the people involved in the project, Belma Haznedar, and she is not in Turkey. She's at the UN. Qui vediamo 2 persone che hanno preso parte al progetto. La prima è Belma Haznedar, che si trova in questo caso, una signora di origine turca, che si trova in questo caso nella foto non in Turchia, ma bensì davanti alla sede delle Nazioni Unite. And that's Marcin Soszynski in Granada. Questo è il signor a destra, invece il signor Marcin Soszynski a Granada. Something brief about Belma and about this module. This module promotes bilingualism, it promotes family bilingualism, and in promoting family bilingualism, it promotes heritage language maintenance. Vorrei dire 2 cose rapide sulla signora Belma e su questo modulo. Questo modulo è un modulo che si concentra sul bilinguismo, non solo sul bilinguismo familiare, cioè un modulo che ha come obiettivo finale quello di permettere il mantenimento e la protezione del retaggio linguistico delle persone che a casa loro parlano un'altra lingua e invece ne parlano una seconda nel paese e nella vita quotidiana. And we're relating this to the UN Strategic Development Goals. Ci facciamo riferimento ai criteri per lo sviluppo strategico delle Nazioni Unite. Fernanda is involved in this. C'entra anche la signora Fernanda. So we're talking about maintaining languages of migrants from sub-Saharan Africa. And of course, there are hundreds of languages, so we have to be selective. If you come to Lesla, you will find out about it. E quindi un progetto, come già detto, di preservazione linguistica del patrimonio linguistico originario delle persone. Lavoriamo con le regioni e le lingue dell'Africa, che però sono a centinaia, e quindi c'è da fare un po' di selezione. Venite al prossimo convegno a Lesla per scoprire di più, a questo proposito. And here are all the module participants over the last 3 years, and there are actually a couple from Italy, but it's interesting that they're from almost everywhere. So remember that map before showing where people immigrate to or migrate to. Qui possiamo vedere in questa immagine i paesi che hanno preso parte a questo modulo negli ultimi 3 anni. Potete vedere che alcuni partecipanti vengono dall'Italia, però comunque è un progetto che ha avuto una partecipazione quasi globale, si può dire. The project ends in August. Questo progetto finirà in agosto. And in July we're having a one-day event in Newcastle. To which you're all invited. I have flyers, so you don't have to take photos if you want to come. In luglio ci sarà un evento di un giorno a Newcastle, a cui vorrei invitarvi tutti. Ho qui con me dei volantini, se qualcuno li vuole, su questo evento. So what next? Qual è il prossimo passo? Well, first I'm going to mention Lorenzo and Fernanda's project, because several of the people, 2 of the people who've been working on the EU Speak project and working on the Digilin project are involved in this. So Rula Neeb, who's from Syria and lives in the UK, and Taina Tamilin Laine in Finland.
Vorrei innanzitutto parlare del progetto dei miei amici Lorenzo e Fernanda, in quanto molte delle persone che hanno preso parte al progetto EU Speak, di cui vi ho parlato prima, e che hanno preso parte alla creazione di contenuti digitali, sono anche coinvolti nel progetto di Lorenzo e Fernanda. Qui possiamo vedere, ha menzionato la signora due persone, la signora Tina. Rula, la signora dalla Siria. Signora Rola dalla Siria. Yeah. Okay, 2017. After many years, we decided we should have a constitution. Nel 2017, dopo tanti anni, siamo giunti alla conclusione che ci serve una costituzione. So we could say the conference must be in a non-English speaking country every other year. Così da poterci dare dei punti fermi, ad esempio poter dire sì, ogni due anni la conferenza deve essere in un paese anglofono. And to protect our mission statement. E anche per proteggere e preservare quelli che sono i nostri obiettivi sanciti nelle nostre dichiarazioni. But also LESLA will probably become a membership organization where you have to pay something, and this will give us a budget to do more. Probabilmente l'adesione all'organizzazione LESLA sarà a pagamento in futuro. Questo ci permetterà di avere un budget che useremo per finanziare progetti futuri. So next month we are going to have an election. Il mese prossimo si terranno le elezioni. And probably Patsy Egan on the left will be elected president. Probabilmente sarà la signora Patsy Egan sulla sinistra a essere eletta presidentessa. Because she's running unopposed. Ah, perché non ci sono altri pretendenti al posto, diciamo. But she had the largest attendance at any LESLA in Minnesota several years ago, so molti she anni, deserves it. Molti anni fa, però, durante il nostro meeting in Minnesota, fu lei a attirare il più grande pubblico durante il suo intervento, quindi pensiamo che le sia dovuta questa probabile futura vittoria. So I will share the link with everyone via Rania, so you can vote if you want to. Condividerò con voi il link, Rania ci aiuterà a condividere con voi il link su cui potrete cliccare per prendere parte al voto a queste elezioni. And finally, this is a unique organization. It is the only international organization. And what it means for you is that your ideas, if you get involved, even only a little bit, your ideas will get shared with the rest of the world, and that is really, really important because you have great ideas. Vorrei ricordarvi che la nostra organizzazione è unica nel suo genere in quanto è internazionale, quindi questo vuol dire che qualsiasi idea o contenuto voi apportiate sarà condiviso a livello internazionale, e visto che le vostre idee sono sicuramente molto buone, vi prego di farlo. So, grazie mille. Partecipate, grazie mille. Bene, dopo gli interventi lascio la sala aperta alle domande e alle riflessioni. Se avete questioni abbiamo un microfono. Ci sono contributi, domande, questioni relative alla prossima conferenza LESLA oppure... Yeah, there's one up there. Okay. Sì, prego. Una domanda là in fondo. Centrale, dopo... Chiedo magari se vi alzate già in piedi, così chi vi raggiungono con il microfono vi vedono meglio. Mi sono un po' strano.
Se vi presentate, grazie. Sono Daniela Tecchio del CPA 5 Milano. Volevo sapere circa questo programma Palermo per di Lesna, la nostra partecipazione, arricchimenti, giusto? Ci ho chiesto. Volevo sapere se la dottoressa appunto ci ha chiesto di partecipare con arricchimenti non solo in presenza, ma far affluire delle possibilità appunto di idee. Io ho capito così almeno. Ecco, volevo chiarimento su questo. Io posso fare un'altra domanda o preferisci rispondere subito? Facciamo una seconda domanda così magari raccogliamo le... L'interprete ci aiuta a trasmettere le domande. La seconda domanda? Allora, eccola. La mia domanda è a Rocca, che ha accennato all'introduzione. Si parla da meno di un anno, ha detto, dell'obbligo di partecipare ai corsi di lingua, no? Allora, vorrei capire meglio a che punto siamo. Cioè, obbligo di che natura? Che si dovrebbe concretizzare come? Grazie. Allora... Io mi rifaccio in questo caso nel rispondere di nuovo al decreto Minniti, dove si dettaglia l'obbligo in termini proprio di taglio al pocket money, per cui se il richiedente asilo... Allora, c'è un fraintendimento nel decreto Minniti, perché nel titolo del dispositivo si fa riferimento esclusivamente ai circa 70 e rotti mila già titolari di protezione internazionale, e non all'epoca eravamo a settembre 210.000 richiedenti asilo in attesa di esito di risposta dalla commissione territoriale. Ciò detto, in diverse pagine di questo documento si fa riferimento anche alla primissima accoglienza che evidentemente afferisce ai richiedenti asilo e non ai titolari. Si fa di nuovo riferimento al pocket money, per cui va sciolto questo dubbio. In ogni caso, nel testo si fa menzione del taglio al pocket money in caso di non frequenza alle almeno 10 ore settimanali di lingua italiana previste ad esempio in uno SPRAR. Per cui da un lato l'attenzione sarà monitoraggio maggiore in merito ai progetti SPRAR, quota parte corsi di lingua erogata da parte dell'interno, dall'altro un monitoraggio anche in termini di obbligo dei frequentanti. Quindi non solo qualità lato formatori, ma anche presenza lato formati. Ecco. Ovvio, sono decisioni che impatteranno anche sul nuovo governo. Io quello che posso dire, perché è previsto nel nuovo piano regionale, i nuovi FAMI regionali e successivamente i FAMI territoriali dovranno essere complementari rispetto alle azioni formative previste dagli SPRAR. Questo è nel piano regionale. La misura in cui tutto ciò avverrà sarà anche evidentemente legata alle decisioni del nuovo esecutivo, per cui è prematuro, credo, fare supposizioni. Io mi attengo e rimango a quanto sarà previsto nel piano regionale FAMI con capofila la regione. Al Viminale. Beh sì, alle prefetture territorialmente competenti, non certo al MIUR. Veniamo alla domanda, alla prima domanda, giusto per non saltare. La signora ha detto che basta essere presenti, tuttavia se volete portare dei contenuti, delle proposte, siete liberissimi di farlo. Una domanda là in alto, anche qua. Allora prendiamo prima la signora e poi la signora che attende là in fondo. Prego, si presenta. Io volevo continuare, diciamo, la domanda posta dal collega rispetto all'obbligatorietà, perché io ad esempio lavoro in un CAS e la disposizione del taglio del pocket money è già in atto. Quindi diciamo, i miei studenti che sono richiedenti asilo in attesa di commissione, quindi di esito della domanda, vengono, diciamo, sottoposti a questo tipo di provvedimento
che però io vorrei forse problematizzare, perché noi stiamo parlando di persone che probabilmente attendono quasi 2 anni per avere una risposta definitiva. In questi 2 anni, quindi nell'incertezza della vita quotidiana e della, diciamo, problematicità del futuro, devono costantemente venire a scuola per 8 ore a settimana. E questo non è assolutamente una sfida facile per queste persone, perché ci sono tutte problematiche di tipo emotivo, di tipo psicologico che entrano in gioco. Questa era la prima domanda. La seconda domanda invece volevo farla alla professoressa Yang, che prima ha citato appunto alcuni studi di riferimento alle modalità similari tra adulti e bambini per l'apprendimento della literacy, e lei ha fatto riferimento a degli elementi almeno fondamentali che contraddistinguono i due diversi profili di utenza. Quindi volevo chiederle se poteva fare un esempio di questi elementi ritenuti fondamentali e che sono emersi dagli studi che ha citato. Grazie. Grazie, direi che siccome la domanda è ricca e la rispondiamo subito magari a entrambe le posizioni, uno è un commento più che altro e l'altra è più... Ok. Ovviamente io sono assolutamente d'accordo con le sue considerazioni, per cui prendo atto di come già ci sia stata in diversi CAS e SPRAR un'applicazione concreta del decreto Minniti anche con riferimenti ai richiedenti, non solo ai titolari. So benissimo le lungaggini delle procedure e so quanto sia prioritario accorciare tali tempistiche. Aggiungo anche e vorrei far riflettere i presenti in merito anche all'impatto sociale di, tra virgolette, non fraintendetemi, tenere occupati i richiedenti asilo rispetto ad una visione distorta che può avere la società ospitante. Ci siamo intesi, immagino, no? Ecco. Siccome c'è stato un attimo un gap nella traduzione, le chiedo di ripetere la domanda precisamente per la professoressa Scholten. Allora, sinteticamente, prima la professoressa ha fatto riferimento appunto a degli studi che sono stati condotti sull'apprendimento della literacy o delle competenze di base in adulti e bambini, e questi studi appunto a cui ha fatto riferimento hanno fatto emergere delle similarità tra i due profili, e la professoressa ha fatto riferimento almeno per quanto concerne gli elementi sostanziali o fondamentali dell'apprendimento. Quindi la mia domanda era se poteva fare un esempio di questi elementi fondamentali che magari gli studi stessi hanno messo in evidenza. This has to do with phonological awareness, with awareness of words as entities, with awareness of syllables, with awareness of onsets and rhymes and codas. And onset and coda are more important in English than they are in Italian, of course. And the gold ring is phonemic awareness. So new readers can make the link with phonemes and graphemes. And if they don't get phonemic awareness, they can't read. And there is a lot of evidence among children, among late literate first language readers, for example, in Portugal and Brazil, and now among less literate readers, low literate adult immigrant readers, that when they get phonemic awareness, when you give them tests, that's when they can read. So it's not so clear which comes first, but there is a very, very strong relationship, positive correlation between phonemic awareness and decoding. And Lesla learners have shown that they go through the same patterns. So they have other aspects of phonological awareness before they can read, before they can decode.
but they don't have phonemic awareness if they can't decode, and they can't decode if they don't have phonemic awareness. Also, this is maybe a little bit more important in English, because English is an awful alphabet. The stages of reading development for English by less low learners, by low literate adults, are similar to the stages of reading for children. So, yeah. Stages are similar. Mm-hmm. Yeah. Per rispondere vorrei far capire che la nozione chiave da comprendere è quella di consapevolezza fonologica. Dovete sapere che la consapevolezza fonologica funziona, ci permette di capire rime, concetti e sillabe. È una cosa estremamente importante, ci sono dei dati che ci mostrano come bambini oppure persone che hanno imparato tardi a leggere, a scrivere e lo stiamo vedendo ancora con migranti di cui ci occupiamo all'ESLA, riescono a imparare a leggere veramente solamente quando acquisiscono questa consapevolezza fonologica, che quindi è assolutamente chiave. Il rapporto tra lettura e consapevolezza fonologica non è chiaro, non si capisce bene quale viene prima e quale viene dopo, non possiamo stabilirlo scientificamente, però sono intimamente legati, questo è chiaro a tutti. E abbiamo visto anche, come detto prima, che abbiamo un'idea, siamo convinti in maniera generica, che bambini e adulti passino per le stesse tappe di apprendimento nel loro percorso di apprendimento e di acquisizione di una lingua. Dunque, c'era una domanda sulla colonna, una domanda in seconda fila e una domanda in prima fila, quindi prendiamo queste tre domande, magari c'era prima quel signore là, poi dopo risaliamo la sala, seconda e prima fila. Accogliamo tre domande, chiedo però di essere brevi e di consentire all'interprete di tradurre la domanda, soprattutto se le domande sono rivolte alla professoressa Scholten, perché altrimenti si perde la seguente domanda nella traduzione della prima. Ok. Allora, una considerazione. Dobbiamo, credo, ringraziare tutti Lorenzo, perché porta da un po' di tempo, forse da molto tempo, la questione sul tempo. Quanto tempo è necessario? Il tempo per apprendere è il tempo che ogni singola persona ha bisogno per apprendere. E bisogna dare il tempo. E purtroppo nella nostra situazione, quando lui parlava pensavo a Cronos, no? C'è Cronos che mangia gli alfabeti, mangia tutti noi, e mangia in particolare le persone più deboli. Qual è il tempo per un adulto per apprendere? È il tempo che ci mette per apprendere. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che bisogna dare il tempo. E noi non lo diamo il tempo, perché se continuiamo con la visione un po' da securitate, diciamo così, per cui la 1, la 2, la terza media, l'idea secondo me falsa che se un rifugiato, un richiedente conquista anche questo pezzo di documento avrà una migliore considerazione per la commissione. Sappiamo che non è vero, ma forse non è così non vero alla fine, e quindi c'è una pressione fortissima su chi lavora nei CAS, su chi lavora nelle scuole, una pressione che dal punto di vista scientifico manda anche un po' gambe all'aria il lavoro di Alma, di Alte, perché alla fine che cosa c'è? Ci può essere una tensione appunto securitaria, deve avere questa cosa, e molti colleghi insegnanti fanno la rivoluzione opposta, fanno un po' i laddisti. Devi andare in commissione? Tu pensi davvero che ti serva? Lo pensa la cooperativa, lo pensa la scuola? Hai bisogno della 2? Beh, ti do una 2, poi magari sei insieme analfabeta, ma non importa. Quindi questo è un tema molto importante. Quando poi si dice di obbligare le persone ad apprendere, mi si rizzano un po' i peli, perché l'obbligo in età adulta, anche per i bambini, quando c'è l'obbligo per i bambini c'è qualcosa che non funziona. Ma in età adulta l'obbligo porta con sé tanti rischi. Ma mi sto dilungando troppo. Benissimo il volontariato, in questa sala abbiamo anche dei volontari di altissimo livello.
Va bene il toolkit, perché le situazioni sono varie, ma attenzione, investiamo nella scuola, investiamo, non penso soltanto agli insegnanti di ruolo, penso anche a tanti colleghi super preparati che non riescono ad entrare appunto nel sistema scolastico, ma che dal punto di vista almeno scientifico, per esempio, sono sicuramente più formati di me. Poi magari io riesco a fare patate senza sapere tanto di biologia, quindi investiamo nella scuola, va bene il volontariato, ma continuiamo ad avere una forte azione e per favore, obbligatorietà, lasciamola perdere, che ci porta dentro un mare di guai. C'era un'altra osservazione o domanda qua sulla seconda fila e poi ce n'è un'altra qua in terza. Le cogliamo tutte e tre e poi facciamo un giro di commenti attorno al tavolo. Sì, io brevemente volevo chiedere, visto che sta proseguendo anche a livello europeo, quindi forse più per il professor Rocca, questa consapevolezza della necessità di indagare e descrivere i livelli pre-A1 per arrivare come obiettivo a livello pre-A1, e dato che il framework è stato comunque pensato per un maggiorenne, adulto, scolarizzato, lavoratore, no? In qualche modo un profilo molto diverso dai profili degli immigrati minori e adulti non scolarizzati che arrivano in Italia, se c'era in previsione di produrre un framework o un'integrazione del framework, non come documento descrittivo, ma proprio simile come struttura al framework, quindi con la stessa con lo stesso dettaglio di descrittori, di principi, di abilità che ha il framework per i livelli pre-A1. In qualche modo l'operazione è stata fatta in italiano dal professore, dalla professoressa Casi, dalla professoressa Minuz, insomma da tutti quelli che hanno lavorato su questo tema, però a livello europeo, quindi condiviso non soltanto per una singola lingua nazionale. Ecco, grazie. Il progetto cui ho fatto riferimento in chiusura di intervento e del quale ha accennato anche Marta va proprio in questa direzione, no? Quindi è un progetto non di una singola istituzione o di un gruppo di esperti che lavorano in maniera autonoma a fronte di un finanziamento comunitario o di un Erasmus Plus e via discorrendo. È un progetto del Consiglio d'Europa che porterà quindi ad una pubblicazione Consiglio d'Europa che sarà strutturata sulla base di scale descrittive e di referenziali. Ho fatto riferimento alle funzioni comunicative, alle nozioni generali, ho fatto riferimento ai generi testuali, agli obiettivi di apprendimento, per cui come vede l'approccio è quello legato classicamente ai descrittori previsti dal quadro comune. Dovremo aspettare presumibilmente 2019 per vedere i primi risultati di questo progetto, ma è fondamentale anche ricordare come, se è vero che non guarda a livelli di analfabetismo, è anche vero che è uscito, è stato pubblicato e presentato, pubblicato in inglese, il Companion Volume del nuovo quadro comune europeo, nel quale troviamo il pre-A1, che non è l'idea del pre-A1 così come viene intesa ad esempio nel sillabo click pre-A1 in contesto Italia, ma è comunque un livello antecedente rispetto al primo contatto con la lingua che si sta studiando come L2 o LS, per cui è già una realtà la nuova edizione del quadro comune europeo all'interno della quale trovate il pre-A1, trovate i nuovi descrittori cui ha lavorato Brian North sulla mediazione linguistico-culturale, che è un altro aspetto importante, e non trovate più, e questo è un bene credo, il riferimento al native speaker come termine di paragone. Per cui non c'è più il native speaker che nell'immaginario collettivo in maniera errata spesso veniva accomunato al C2 come padronanza piena. I think one of the first things, or maybe last things, you need to figure out is what you're going to call this level. So pre-A1 might work, sub-A1, minus-A1, A0, not so good. Penso che bisognerebbe fare chiarezza sulla terminologia, su come viene chiamato questo livello pre-A1 sul quale lavoro io in particolare. Sub A1, A1 meno, A1 0,
come chiamarlo. Prima di prendere l'ultima domanda che era qua in, dopo possiamo fare un altro giro, sì. Cioè, vedo un'altra mano, sì. E chiedo intanto anche ai relatori rispetto ai commenti dell'altra persona se dopo vogliamo fare un giro di tavolo per aggiungere. Io volevo fare solo un'osservazione. Io credo che stiamo facendo, e lo vedo in senso molto positivo, molti passi avanti anche nelle pratiche e nella consapevolezza delle persone che poi lavorano sul campo. Mentre io vedo una difficoltà ancora molto grossa in un lavoro interpretativo di che cosa succede nell'apprendere una lingua da bambini, da adulti e soprattutto nelle diverse lingue. Io ho seguito l'ultima ricerca PIAC e ero molto interessata a quel pezzetto dei Reading Components. E ecco, devo dire che sono rimasta molto delusa però da uno strumento di questo genere, perché intanto, lo possiamo dire, no? C'è un imperialismo dell'inglese in questi strumenti, per cui il momento della traduzione in lingua dall'inglese alle altre lingue dello strumento, per esempio del vocabulary, è assolutamente ridicolo. Quelle prove per l'Italia, per l'italiano a basso livello, erano ridicole. Per lo straniero era molto selettivo rispetto alla propria lingua di origine. Ecco, io credo che se c'è una strada da percorrere in questo momento è di tentare di lavorare in modo trasversale sulle pratiche, che adesso sono tante e secondo me ci permettono di fare anche molte osservazioni. Però dovremmo invece sprecare, lì si parlava di un progetto Erasmus, no? Un po' più di soldi e di impegno in ricerche più selettive, che ci permettano di uscire da questa visione per cui gli immigrati sono quasi tutti uguali, no? Non sapevano leggere a casa loro. Però è vero, però la consapevolezza fonologica di cui parlava la professoressa è molto diversa, no? A seconda delle lingue d'appartenenza. Ecco, io penso che bisognerebbe puntare molto su questo livello di ricerca che ci dia maggiore consapevolezza di che cosa succede nel processo di apprendimento. Poi ecco, ho dei dubbi su questa similarità tra il bambino e l'adulto, perché se un bambino che impara una seconda lingua allora va bene, ma io ecco, io credo ancora alla buona anima di Chomsky, non lo so, quindi penso che ci siano delle differenze. Chiedo ai relatori se vogliono commentare o argomentare. Vedo. Do you want to comment? La signora è d'accordo con lei, bisognerebbe investigare di più nelle dinamiche di apprendimento in età, soprattutto in bassa età, e sulla necessità di avere anche materiale, penso se lei si riferisse a questo, materiale didattico tradotto in varie lingue di maggior modernità e diciamo più al passo con i tempi. Interpreto bene la sua affermazione? Lei è d'accordo, la signora Scholten è d'accordo con tutto quello che lei ha detto. Dunque, ho visto, c'è una signora alzata con una domanda, c'era un altro contributo lì in fondo, prendiamo le ultime tre domande, che sono le tre, la signora alzata, le altre due mani alzate, e poi facciamo un giro di risposte per chiudere. Salve a tutti. La signora, scusi, con la maglietta rosa, poi dopo accogliamo le altre. Sono tre le domande. Prego, signora. Buongiorno, io sono Francesca Pinchera di Città Migrante e più che delle domande volevo delle riflessioni concrete rispetto alle realtà concrete che noi incontriamo. Per esempio, si è parlato di 20 ore di accoglienza e orientamento. Allora io mi chiedo, noi accogliamo sempre, non abbiamo un momento di accoglienza, abbiamo un'accoglienza perenne per tutto l'anno come scelta politica, diciamo, e di accoglienza.
Allora mi chiedo, forse è meglio invece strutturarlo differentemente, fare, non so, 3 momenti di accoglienza e cercare di fare in modo che alcuni di noi si dedichino a quelli nuovi arrivati, quindi strutturarci differentemente. E questo è un aspetto. Altro aspetto è l'obbligatorietà. Io insegno appunto come volontaria attivista nella città migrante, ma anche con dei progetti finanziati dal Fondo Europeo, quindi attraverso cooperative, corsi finalizzati per esempio al mondo del lavoro e quindi sulla terminologia e gli approcci al mondo del lavoro. Mi trovo con ragazzi che frequentano 4 scuole differenti, con approcci differenti. Io non so mai se devo fare, dico ok, allora il verbo avere, il verbo essere, la coniugazione ci penserà la scuola media, no? Il CPA, diciamo, la scuola ufficiale. Io lavoro a un altro livello. Allora anche lì, questa è una domanda a noi, rete di Reggio Emilia, i ragazzi che frequentano più scuole e noi dobbiamo firmare il loro libretto perché loro devono far vedere di averle frequentate quelle ore, no? E vengono appunto un po' obbligati perché devono far vedere, a volte, non sempre, la motivazione è differente, appunto la multi è molto multi da ogni punto di vista. E allora niente, sono in realtà, non è che sono domande, sono interrogativi su come applicare, cioè, gli strumenti straordinari che tu ci hai segnalato, cioè utilissimi, eravamo qua, dicevamo viva, ah, okay. Scusate. Però la concretezza delle nostre classi è una concretezza in cui noi dal lunedì al giovedì non abbiamo gli stessi allievi e quindi dobbiamo lavorare, non possiamo lavorare in un modo così uniforme, diciamo. Vabbè, basta, perché sennò parlo troppo. Avevo anche delle altre cose, ma magari dopo. Okay. Rispondiamo immediatamente. Io accoglierei le 3 domande e poi dopo farei il giro di chiusura, perché a volte le domande si richiamano, per cui il tema dell'obbligatorietà è venuto fuori anche nel commento precedente. Quindi accogliamo la seconda osservazione, signora. Vado io. Salve a tutti e a tutte, io sono un'insegnante precaria di un CAS della provincia di Modena e avevo una domanda riguardo a una cosa che ho sentito in un altro convegno rispetto al fatto che in Nord Europa sono stati attivati dei progetti di alfabetizzazione in lingua madre in contemporanea all'alfabetizzazione nelle due. Quindi mi chiedevo se avevate più dettagli rispetto, insomma, a questi programmi o se in Italia sono state fatte riflessioni rispetto a questo tema. Ecco, grazie. Grazie, l'ultima domanda, poi le riepilogo così. Mi chiamo Vittorio Lega, insegno al CPA di Imola. La mia domanda è per Lorenzo Rocca, che ringrazio, che ho ascoltato con molto piacere perché ci dà anche una carica di entusiasmo, no, per il nostro lavoro, che nella quotidianità può anche essere frustrante. E la mia forma un po' di domanda, ma un po' anche di supplica, di preghiera, è di aumentare, di strutturare maggiormente la comunicazione a tutti i livelli istituzionali. Perché i dirigenti, adesso magari ovviamente la dottoressa Nardiello qui presente mi potrà smentire, ma i dirigenti nella media non sanno nulla di ciò di cui abbiamo parlato oggi. No, adesso argomento un attimo la mia affermazione, perché così è troppo lapidaria. I dirigenti sono fuorviati dai documenti ministeriali, no? Che concedono 60 ore per raggiungere il livello A1 a chi è analfabeta. Sono fuorviati perché chiaramente questa concessione è così un minimo di compromesso per tenere aperta una porta sul problema. Ma sicuramente chi ha proposto questa minima concessione al Ministero è consapevole che sia di un fattore 10 inferiore al necessario, cioè noi parliamo di 600-800 ore necessarie, ce ne sono 60, ecco, questa consapevolezza i dirigenti non ce l'hanno
e c'è una pressione fortissima su tutto il sistema per arrivare davvero, come se fosse davvero possibile arrivare in 60 ore a portare al traguardo della A1 studenti analfabeti. Purtroppo chi non conosce la situazione, chi non è entrato nelle classi, chi non ha incontrato il migrante, può davvero crederlo questo. E, ecco, secondo me andrebbe strutturata una maggiore, cioè i vostri articoli, Lorenzo Rocca, Paola Casi, dovrebbero essere in prima fila sulle scrivanie di tutti i dirigenti scolastici dei CPA, i quali purtroppo, va detto, tante volte sono in reggenza, nella stragrande maggioranza. Non so se esiste un CPA in Italia che ha un dirigente dedicato, no? Sono tutti in reggenza, questo è uno scandalo che andrebbe ulteriormente approfondito. Chiudo qui, grazie. Ok, prendiamo proprio l'ultima e poi dopo faccio un riepilogo, lo prometto, per le persone, così ci dividiamo anche un po' i compiti di risposta. Annalisa. Chiedevo se, visto che c'è anche uno spazio di grossa ambiguità, secondo me, rispetto a quello che diceva il collega, cioè 60 ore, qualcuno dice 200, qualcuno dice teniamoli fuori, vabbè. Adesso il Viminale è un po' più illuminato, abbiamo capito, ma forse più Lorenzo, perché sei italiano, ti tocca, ci riepiloghi dove è rimasto il MIUR, cioè a che punto è il MIUR? Faccio un riepilogo anche sulla base dell'ultimo stimolo, quindi questo rimando a dove è rimasto il MIUR, alla questione dei dirigenti dei CPA, alla necessità di conoscenza maggiore e di condivisione di questi approfondimenti e di queste ricerche ad ogni livello, a partire dalla pratica, ma sembra che ci sia uno scollamento nel livello intermedio nella conoscenza di questo, insomma, delle opportunità e della reale casistica che poi mal si traduce, quindi un concetto di flessibilità nella lettura degli atti e delle circolari che è più richiesta. Un altro argomento che chiedo a Lorenzo Rocca di affrontare, ma magari anche alla Scholten di commentare, è il tema della obbligatorietà e quindi come l'obbligatorietà di fatto generi intanto una diversità molto ampia all'interno della gestione della classe, del gruppo che deve essere affrontato, ma anche una necessità di integrazione, perché questa obbligatorietà interviene a diversi livelli e quindi chi gestisce il gruppo poi non sa che cosa gli è stato affidato e che cosa sono le conoscenze a livello di classi frequentate dagli altri gruppi. Quindi, insomma, argomentare questa domanda e le uniamo insieme. L'altra domanda, e l'ultima che chiedo a Rocca di affrontare, è il tema del concetto di accoglienza e il tema dell'accoglienza perenne. Invece chiedo alla dottoressa Scholten, magari vista anche la sua esperienza, ma anche al professor Rocca, di eventualmente fornire alcuni dettagli rispetto alle esperienze del Nord Europa sull'alfabetizzazione in lingua madre, se avete dei contatti, delle conoscenze su queste sperimentazioni e cosa ne commentate. Uno, direi che con questo giro di commenti, poi sentitevi liberi di un commento a testa e chiudiamo il convegno. Professor Rocca, sì. Ok. Bene, diciamo i tre punti sollevati rispetto ai quali mi è stato chiesto un parere. Ovviamente sono d'accordo in merito ad una visione dinamica e non statica dell'accoglienza, che non può essere che in itinere in talune situazioni. Ricordiamoci sempre che quel passaggio che ho citato delle 20 ore è tratto dalle linee guida ministeriali, quindi guarda percorsi formali di apprendimento, ovviamente. E tali percorsi devono mutare, quantomeno in parte, ad essere armonizzati laddove il contesto sia non formale. Quindi d'accordissimo. Riprendendo la seconda parte del suo intervento e anche l'intervento del collega dal CPA di Imola, io credo che ci sia bisogno, quindi anche di Annalisa, dove il MIUR, ci sia bisogno di una maggior comunicazione fra amministrazioni centrali,
tra istituzioni, tra le stesse istituzioni pubbliche e il terzo settore. È ferrea volontà del Viminale permeare i nuovi piani regionali e non solo, anche i territoriali FAMI, giocando, centrando l'azione sul triplice concetto di complementarietà. Parola chiave: complementarietà da tre punti di vista su tre piani, tra percorsi ordinamentali CPA e percorsi FAMI, tra percorsi CPA e percorsi terzo settore, ovviamente, e tra FAMI regionale e FAMI territoriale. Lo vedete come abbiamo diverse variabili delle quali non si può non tener conto, tant'è che nella costruzione, nell'elaborazione dei progetti da parte della regione capofila, quella sezione, per chi è pratico dei vari form e sezioni del project plan previste dal FAMI, quella sezione credo sia la numero 12, legata alla complementarietà, sarà resa analitica, per cui non ci sarà la paginina vuota in bianco dove io posso a testo scrivere ciò che voglio, ma dovrò quantificare e in maniera più chiusa segnalare il livello di complementarietà del FAMI regionale rispetto all'ordinamentale. Tutto ciò andrà ad imporre uno scambio e una maggiore circolarità di informazioni essenzialmente fra USR e FAMI e autorità responsabile FAMI per un fattivo intervento sul territorio, affinché non vi siano sovrapposizioni e lacune da un altro lato, come invece oggi si hanno. Dov'è il MIUR? Io voglio evidenziare la istituzione di quello che è stato chiamato gruppo tecnico, un gruppo tecnico di riferimento voluto dal Viminale, ma del quale fa parte il MIUR come amministrazione centrale, il MIUR come rappresentanza di uffici scolastici regionali periferica, rappresentanza, e l'associazione CLIC. Per cui è una sorta, nelle intenzioni dovrà essere, una sorta di osservatorio permanente per dare continuità a quel progetto CLIC del quale ho parlato, di monitoraggio dell'azione formativa e valutativa CPA. Ovviamente il monitoraggio non va visto come fare le pulci a, il monitoraggio deve essere visto in un'ottica propositiva e positiva. La volontà è quella di dar valore, evidenza e consentire una maggior disseminazione di quelle tante buone prassi che ci sono oggi in Italia. Per cui l'ottica è questa. E l'ottica propositiva, anche se mi rendo conto possa esserci una sorta di conflitto di interessi, è anche legata alla, o di contraddizione in termini meglio, è anche legata al tema complesso dell'obbligatorietà, così vado in chiusura di intervento. L'obbligatorietà deve essere intesa e deve andare in parallelo alla sostenibilità e alla gratuità del percorso formativo. Allora, se il percorso è sostenibile, quindi è diluito in tempi dovuti ed è reso e mantenuto costantemente gratuito, e nella gratuità, io faccio riferimento sempre ai fondi FAMI, dove abbiamo tutta quella serie di servizi complementari, accessori, il trasporto, il babysitting, la possibilità di aggiungere dell'altro rispetto purtroppo all'ordinamentale, che da questo punto di vista ha risorse carenti rispetto al FAMI. Per cui se nel mondo dell'obbligatorietà noi inseriamo questi aspetti e vanno inseriti, io credo che ci siano anche dei possibili benefici. Poi sono d'accordo con Rocco, la situazione è complessa e obbligare un adulto in particolare a fare qualcosa non è mai positivo al 100%. Sì, la signora vorrebbe che ripetessi la prima domanda per voi pubblico italiano. Mi è stato chiesto di chiedere alla signora se lei è al corrente di esperienze o situazioni in Nord Europa nelle quali vengono dati corsi di alfabetizzazione, attenzione, in lingua straniera, cioè ad esempio in lingua madre. Foreign language. No, no, here we go.
Anne madre, anche la loro lingua madre, sì, straniera rispetto alla lingua, straniera rispetto alla lingua del paese nelle quali si trovano queste persone. So our idea is riding on the coattails of the worldwide heritage language movement in the USA for Spanish and Russian and Chinese and Korean and Arabic. In the UK for Urdu and Hindi and Arabic. In Germany a little bit, maybe Turkish. But this is a movement that's very much a middle class movement where people have social capital and people who don't have any education, parents who don't have any education, they don't have social capital, and they can so easily be convinced that bilingualism is bad for their children. And middle-class parents don't think that anymore. So we are trying to find ways to give low-educated, low-literate parents access to resources through finding out what exists and creating links. We're not going to create a resource repository, but links to resources that exist. So is there something on Somali in Minnesota? If it's on Somali, then Somali speakers in Italy and in Greece should be able to access it. So it's not a question of whether it's in Italian or in Greek or in English, it's in Somali. So that's our idea. So yes, lots of programs exist, but they're middle class programs. Bene, esistono, come ne ho parlato anche prima nella mia presentazione, esistono movimenti a livello mondiale e esperienze che cercano appunto di preservare il retaggio linguistico delle varie famiglie. Queste cose esistono negli Stati Uniti per l'arabo, per il cinese, tra altre lingue, nel Regno Unito per la preservazione dell'hindi e dell'urdu e in Germania, penso, per la preservazione del turco. Tuttavia dovete sapere che questi programmi si rivolgono e hanno successo principalmente per persone di ceto medio, persone che comunque hanno un capitale sociale e culturale. Queste proposte funzionano meno per quelle famiglie che non dispongono di questo tipo di capitale, in quanto quando una persona è, concedetemi il termine, poco abbiente e poco scolarizzata, è più facile convincerla del fatto che il bilinguismo è un male, sia qualcosa di nocivo, che possa ledere la sua identità di base, di provenienza. Noi vogliamo creare, vogliamo cercare di trovare modi per permettere a questi genitori analfabeti che si trovano in un paese straniero, di accedere a risorse preesistenti attraverso dei link. Noi vogliamo creare dei link, dei collegamenti a risorse già esistenti. Attenzione, non creare per forza un nostro archivio di risorse in tutte le lingue. Vogliamo che ad esempio una persona che parla la lingua somala possa accedere a contenuti in lingua somala che questa persona si trovi in America o in Grecia o in altri luoghi. Bene. Allora, io direi che abbiamo raccolto anche un po' di domande e un po' di osservazioni. Le attività di domande, networking e commenti possono continuare durante il pranzo e possono continuare, diciamo, in modo più informale e più diretto. L'appuntamento è per la parte pomeridiana alle 2, sempre in questa sala, con gli altri relatori. Io colgo l'occasione per salutarvi perché nel pomeriggio non riuscirò ad essere presente, ma è stata una mattina sicuramente molto interessante e ricca. Grazie a tutti.